erano bellissime, Seba, le sorprese di Kung Fu Panda, me le ricordo, ce le avevo tutte e non so, vabbè, che fine abbiano fatto. I bei tempi, le ultime cose decenti fatte al Mac, che poi le fanno le cose fighe ma non le portano in Italia. Perché cose carine al Mac ne fanno ancora, tipo in America, ma in Italia non le portano le sorprese. Unica cosa decente fatta al Mac negli ultimi 5 anni è la collaborazione con Pokémon, l'Happy Meal dei Pokémon. Per l'Happy Meal dei Pokémon l'ultima volta sono stato tipo 4 volte perché volevo trovare l'olografica di Fuecoco. E l'ho trovata alla fine. Bellissima. Per trovare la fottuta holo di Fuecoco. Che poi io l'Happy Meal neanche lo potevo mangiare, perché non posso mangiare il toast barra panino che c'è dentro. Cioè dell'Happy Meal posso mangiare solamente le patatine e il pezzo di grana. Yeah. O l'Actimel, o la mela, quello che metto. Actimel superiore. No, io di solito prendo la mela. Madonna, la mela del Mac, penso, roba più brutta mai vista. Orribile. Veramente, che schifo. Sai, di plastica, come tutte. Ma è plastica, cioè la mela è plastica. C'ha la buccia, che poi te la danno con la buccia, no? C'ha lo strato di cera, Dio buono. Manco una cena a lume di candela, cioè veramente. Ma ho visto che Stekic è diventato fanboy di Kid Yugi adesso. Giuro? Sì, diventato fanboy di Kid Yugi, imbarazzante. No, poi quando glielo dicevo io 2 anni fa, prima ancora che uscisse The Globe, Dio buono. Io ho fatto conoscere Kid Yugi a Stekic ancora prima che uscisse The Globe, Dio caro, e stava lì a rompere il cazzo a dire che faceva cagare. Adesso che è diventato mainstream... Imbarazzante. Adesso sta 8 volte al giorno a metterlo nelle storie Instagram. Imbarazzante. Come dice il Lilith, mi ameresti se non per la mia fama. Lobby di 2. Pesante. Infatti, pesante. Perché sta lobby? Se vuoi un burger non lo puoi mangiare, non hanno i panini senza glutine. Sì, ce li hanno, Mortal, ma i panini senza glutine, il problema è che ce li hanno, ma a parte che ovviamente non ci sono dentro all'Happy Meal. Ma non li includono neanche nelle offerte. Cioè quando mettono tipo le offerte, i Winter Days e quelle robe, che mettono i menu straconvenienti, fanno tipo il... Sì, in realtà sono solo 2 panini che giro. Vabbè, ok, ma quando mettono tipo il Gran Crispy a 2 euro di obono, io non posso, perché anche se il panino senza glutine costerebbe di meno del Gran Crispy, comunque non lo includono nelle offerte. Quindi lo prendo in culo, non posso. Io ho le offerte del Mac, non ne posso usare mai nessuno. Dammi un Netflix. L'unica offerta del Mac che posso usare è quella del McFlurry, Dio buono. No, ma c'è ancora Man Winning lì, Six Man Winning. Ah. Ma non ho ancora fatto il Master, sul serio. Minchia, è imbarazzante, infatti. L'unica offerta che posso sono quelle delle patatine e quelle del... Sì, vabbè, no, sta lobby GG-80. Sono quelle delle patatine e quelle del McFlurry. So. Ma in verità, il Mac, io ci mangio anche abbastanza spesso adesso perché... Col fatto, vabbè, non posso le offerte, però hanno il panino senza glutine. E a me dispiace anche, cioè io sono stra-salutista, io mangio, non mangio zuccheri, non bevo bibite gasate, tutte ste robe. Però quando vado in stazione, per dire, in stazione a Milano, io non ho fottute alternative, è l'unico posto in cui posso mangiare. Cioè si svegliassero gli altri. Nel senso, a cagare il cazzo alla gente che supporta il Mac, le multinazionali, i macelli e cazzate varie. Ok, figa, svegliatevi e fatemi mangiare qualcosa. Cioè, io da celiaco, per dire, in stazione a Milano, Dio buono, stazione più importante in Italia, non ho neanche un posto in cui posso mangiare. Cioè, se io vado in stazione a Milano, l'unico posto di tutta la stazione Milano dove posso mangiare qualcosa è il Mac. Quindi mi obbligano a mangiare al Mac, praticamente. Io non ho alternative. Cioè, se voglio mangiare qualcosa in stazione a Milano, devo andare al Mac. Non... Tutti gli altri posti non posso entrare. No, KFC non posso niente. Al KFC non posso manco le patatine, per dire. Sono con glutine anche mamma le patatine. Mamma mia, io ho un trauma. No, non è che sono contaminate, hanno proprio la farina. Cioè, non è che a dire che sono contaminate dal pollo impanato, hanno proprio la farina. E al Mac invece posso... Il Mac, tra l'altro, è tipo l'unico fast food in cui posso mangiare le patatine. Io ho un trauma col KFC perché una volta ho mangiato delle nuggets in macchina e la sera tipo dovevo andare ad una festa, sono stato tutta la sera a vomitare, quindi non mangio più KFC da quando... Burger King non hanno il panino per me e non posso neanche le patatine, idem, perché le fanno nello stesso olio. Cioè il problema principale è che molto spesso, cioè praticamente tutti i fast food, le patatine le fanno fritte insieme alle cose impanate, insieme al pollo tipo.
cioè insieme ai nuggets, mentre il Mac è l'unico fast food che ha le friggitrici a parte per le patatine. Il pollo. Il Mac è l'unico posto che ha le friggitrici a parte. Dove vado a prendere anche la cassa. E quindi al Mac posso le patatine. È l'unico fast food in cui posso. Ah, l'unico altro fast food in cui posso le patatine è Five Guys. Da Five Guys non è così. Five Guys. Da Five Guys posso. Five Guys posso le patatine. E da Five Guys mi fanno. Non ce l'hanno? Il senza glutine? No, non hanno il senza glutine, ma ti fanno il panino con la lattuga. Che sono sempre stato curioso di provarlo. Ah, che al posto del pane usano la lattuga? Sì. Sì, sì, strafigo. Ci sta. Lui ci lavora. C'è la Palmina 420. Com'è, com'è Palmiro? Il panino quello con la lattuga? Perché sono sempre stato curioso. Perché l'ho visto, minchia, mi sembra stra... Cioè, sembra strabuono da vedere. Ah, a me fa cagare, vabbè. Però vabbè, è già buono che almeno ci sia qualcosa. Comunque da Five Guys posso mangiare. E più che altro non ci sono mai stato perché da me a Padova non c'è. No, penso ce ne siano pochissimi. È in stazione a Milano, c'è, ma il problema è che... È solo a Milano. Minchia, immagini il pool. Sì, il problema, Palmiro, è che Five Guys in stazione a Milano, che è l'unico in cui potrei andare... C'ha dei prezzi che, nel senso, mi hanno fatto cadere il cazzo la prima volta che li ho visti e non ci ho mai mangiato. Anche perché c'è il Mac là di fianco. Costa un botto, minchia. Cioè, ma roba che tipo quello in stazione a prendere il menù, il panino con la lattuga più le patatine mi veniva a costare, boh, cioè più di 15 euro. Non è restato. Sì, ma noi siamo d'altro rock. Sì, vabbè, arrivo io. Ma mi sa molto più di 15 euro. Forse 15 euro era solo il panino. 16-17, sì. Guarda, infatti, che io mollo un botto di roba, Per cosa? Cioè, se vieni al drop, mollo calcio viola. Ok. Stab blu. Il riso, sì. Blu. Il riso posso, io non posso mangiare grano e pochi altri cereali. Non posso il grano, non posso l'orzo, principalmente. Ragazzi, c'è gente di fronte a me. Ma infatti sì, sono qua attaccati. Bella, Izzy. Qua sta salendo. No, vanno proprio sul tetto, sì. Cazzo, volevo fare un ambush a uno qua. Vabbè, lo so. Con un fade riesce ad arrivare? Si butta? Dare. Non sto qua, sto qua. Okay. Ma a parte che lavori. Cosa? Niente paura. Dietro di te. Sono sottattato. No, volevo confermare, sì. Ah, cazzo, ne ho craccato un. Ne hai fatto uno, l'avevo craccato, Lauri. Vai via allora, vai via. Levati. Si riesce a confermare lui di lusso. Sono stato un coglione. Vabbè. Ah, tra l'altro restano anche il mio, non li pushano. Ah no, li pushano ora, li killano. Il res però glielo fanno finire, mannaggia. Peccato perché era craccata anche la Ori. Dicevo, non posso farina di grano. Ero full con la ulti. Sì, vabbè, però c'era l'altro team. Lo so. Intendo se non ci posso stare. E mi sa... Aspetta. No, non so se ho visto male. Perché dell'altro team mi sembra di aver visto due conduit. E erano entrambi skin di base. Non lo so, mi sembra di aver visto due conduit. Non shoppo niente per l'evento. Ho aperto 12 pacchetti con i materiali creazioni che avevo. Ho trovato 11 oggetti epici. Cos'altro è che non posso? Non mi ricordo mai perché c'è qualche altro cereale strano che non posso. Cioè, principalmente... forse il farro non posso. Non mi ricordo mai perché... Cos'è che era? Il farro, sì, il farro non posso. Sì, perché c'è mia sorella è vegana, di tutte le cose vegane che si fa lei c'è sempre qualcosa che non posso. Forse è il farro che non posso, la quinoa sì, invece mi sa. Vabbè, G, è capitata una lobby così. Scaccia. Sì.
Beh, noi bella G siamo morti. Doppia morte? Eh certo, vabbè, io sono con lo smart, cazzo mi frega. KD, wow. Provo ancora a coprirvi? No, 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 vai via, cazzo, no, vai cazzo via. Devi coprire. Provo a salvarmi. Ah, ma sei un savory. Vabbè, dai. Era così che fossi free. Sto ricaricando gli scudi. Lo fai, caro? Boh, sì, sicuro ci sono due team, non capisco dove. Ah, 150 viola. No, no, vai via, vai via. Ma certo, vai via, cioè... Ma no, ma vabbè, ma dai, ma povero G, dai, ma non fargli... Vabbè, ok. No, voglio provare a prendere e magari restare qui. Ah, ok, ok, vabbè, prova. Ma anche se facciamo meno 40, sti cazzi. Vabbè, se è meno 40, sì. Finché non è di più. Sì, anche così cambiamo lobby. Per un meno 60. Odio, odio. E beh, il Mac per il grano, io. Cioè, il pane. Dogli. Ma adesso è molto chill, in verità. Minchia, per chi è di Padova, sono stato... O per non so se ci sia da altri posti. Sono stato da Capa Toast oggi, che non sapevo avesse il pane senza glutine. Hit totale. Buonissimo. Togli il pane ed è fatta. Beh. Il pane e la pasta. Ma non è così terribile, infatti. Porto viola a furia, a furia di restare. Cioè, a livello di intolleranza alimentare, in verità adesso è anche ottima. Cioè, molto meglio essere celiaci che intolleranti o allergici al lattosio, per dire. Il latte sta fottutamente ovunque. Il latte è in qualsiasi cibo che compri, praticamente. Ci sono... C'è del latte, latte in polvere, tracce di latte, qualsiasi cosa. Alla fine la celiachia non è niente di che. Cioè, più che altro negli ultimi anni che si sono adattati più o meno tutti. Cioè, trovo roba ovunque da mangiare. Nei posti in cui non trovo roba, cioè, mi adatto uguale io. Sti cazzi. Cioè, per dire, in un bar, pure se non c'hanno i panini per me, un'insalatona la fa chiunque. Quando vado, per dire, in pizzeria, se non hanno la pizza per me, figa, è una pizzeria della mozzarella e del prosciutto, ce l'hanno. Quindi bene o male riesco a mangiare ovunque. Una pizza scomposta. Pizza scomposta senza l'impasto. Vabbè, buono. Sempre meglio di chi andava al Mac e prendeva solo il pane. Cioè? Ah, ok, ok, ho capito ora. Che tra l'altro costava uguale, perché ovviamente aggiungere la roba ti costa, togliere la roba non ti risparmia soldi. Vogliamo prendere il cannone in caso? Dovremmo. Ma tutte ste morti d'anello? Cioè, due team morti d'anello, tipo? Prendiamolo? Sì. Ah, che cazzo, aspetta che c'ho... Ok, l'avviso di Clean Master davanti alla chat. Ciao, Ryzen. Ma boh, questo cannone è comunque il migliore. Cioè, quello che ti dà lo slancio più grande. Fatto benissimo sto cannone. È vicino, perché è da sopra a sopra. Eh sì. Il contrario. No, tocca camperà. Tocca. Direi di sì. Ciao, Giacomo. Sto provando il pad vecchio, che mi si sente meglio. Se va bene, prossimi ranked mi sentirete. Che bello. Ciao, Cree. secondi. L'anello è vicino. Ops, qua non sono safe. Morti un botto di team d'anello. Sì, con Horizon sto cannone. Se... Sì, se vai dalla parte sotto, sono tipo... Sono letteralmente arrivato sopra. Voglio. Wetex. Ma sopra dove? Non da noi. Ah, cazzo, aspetta. Ora sono sopra da noi. Occhio da sopra, dai buchetti. Sì, sì. Sopra di te. No, infatti mi sono già girato qua. Che così non mi vedono dai buchi. Capsula assistenza in arrivo dall'orbita bassa. Staranno sopra. Ma quanti so? Boh. A me sembra uno su.
No. Aspetta, sono sotto questi? Ma sono due sotto con questo. Te l'ho detto che erano Six Manner quel team, Dio caro, io l'ho detto subito. No, no, cazzata. No? No, no, non era un'altra cosa. Ah, no, no, ok. Non so, io prima mi sembrava di aver visto due conduit di questi. Beh, Gita avevano già confermato, quando ho preso il punto, che se no ti hanno dato uno in più. Vabbè, godo. Perché mi ha ucciso prima. Almeno mi sono vendicato. Adesso vi... Ah, ti ha dato l'assist, l'avevi colpita? Sì. Buono. Dai, almeno t'hai, hai perso meno punti, almeno. Counter. No, che counter? No, non erano in... non erano in 6 alla fine. Non lo so. Oh, a me prima era sembrato, però forse era appunto l'Horizon, che alla fine il modello è molto simile a Conduit, era shieldata. Ah, boh. Ah, è il trio. Ah, no. Ho già cambiato, ho già cambiato. Che cazzo? Ah, è vero, perché c'è la seconda... No? Ma quando è che è cambiato il badge dell'evento, scusa? Siamo alla seconda settimana, no? Alla prima. Prima. E perché mi dà quel badge col cane? La shoppo, quindi la skin liccata. Sì, vabbè, sì. Cioè, però Octane si shoppa al day one, non si aspetta, sì, credo di sì. O nel sacchetto. In ogni caso, stiamo vincendo. Deciderò. Le skin evento mi sembravano anche carine, dai. Almeno non sono recolor di merda. Dipende. Cioè, dipende da molte cose. Dipende pure se sarà figo l'evento. Cioè, se fanno un evento figo con una mod... che tra l'altro potrebbero rimettere tre chance allora in quell'evento lì. Quindi se fanno un evento carino in cui c'è, per dire, tre chance o una mod nuova carina, può essere. Dipende. Se fanno un evento fatto bene, sì. Torna tre chance. Ok, allora sì, magari sì. Cioè, alla fine l'evento può anche essere bello, ma se poi il gioco è una merda, la mod fa cagare. Ma se torna tre chance, probabile. Un team forse va qua. Ta skin di Octane alla scia. Penso di sì. Dovrebbe avere scia ed esecuzione anche. Esecuzione inutile perché tanto... Ciao, Luca. Esecuzione inutile perché tanto ho appena shoppato la recolor, l'altra, per avere l'altra execution. Quindi penso che userò quella. Anche perché non l'ho ancora mai usata. Tre chance contava le stats, sì. E continuerà a farlo. Miglior modalità. Ho un caricatore leggero viola da regalare. Grazie, molto gentile. Ne ho trovati due, uno vicino all'altro. Grazie, molto gentile. Parte due. Su tre chance ho fatto... Cos'è come record? Non mi ricordo, mi sembra un migliaio di kill in un giorno una volta. Best modalità. C'è un team da me. Ma? Sì, è il team quello aspetta. Arrivo a portare il caricatore. Attenzione, prima vittima. Come faranno un tracker a parte per tre chance? Ma va. Dai, cioè, secondo me non lo faranno. Più che altro hanno proprio detto che vogliono far contare le statistiche nelle mod evento. Dove possibile, l'hanno proprio detto, quindi. Ok, sono arrivati qua. Nemico individuato, sembrano piccoli. 45 secondi, l'anello non è. Nico, avevi anche l'altro caricatore? No, G-Shadow, l'altro me lo tengo. Okay. Cioè, ma andiamo a prendere i punti dietro. Cioè, abbiamo i punti qua dietro. Boh, se non li vado a prendere. E allora vado io. I badge non te li dà. No, i 4K e le 20 no. Però le stats le conta. Ho il caricatore per te, Gipo. Droppa. Qua su. Non liftare. No, i badge li dava tutti tranne i 4K e le 20. Tipo, sì, le 10-10-10, sì. Cosa oscena. Troppo. Non serve ringraziarmi. Oh, forse sì. Uno lì, no, per fare. Ora prendi i punti. Cosa oscena che si potessero fare le 10-10-10 su tre chance, però. Nuovo livello. Dlinglon, è l'ora del potenziamento. Devo sceglierne uno. Questo sì che è un potenziamento. Uno qua. Due. Ma
The fuck? Ma è questi? O questo? Cala il per la fuga schierata. Ma è il terzo loro? Corri. Sì, penso di sì. Sì, è il terzo. Uso un kick. Che cazzo ci faceva? Non lo so. Forse voleva andare anche lui a prendere i punti. Bella killer. Tacco un altro. Che infamia. Oddio, l'Hemlock. Ricarico gli scudi. Recentemente ho pullato nel nuovo banner di Genshin, non me ne parlare. Trovato di Luca 85 di PT nel nuovo banner. 46 flash alla break. Distrutta la Ori. Li vedessi. No. Ho finito le leggere. 10. Faccio Phoenix. Non so se te lo faranno fare. Preso uno. Peccato quello che gli dice. One shot. E vai, andate su questo. Bravo, G. Sono due. Buono. E ce l'avete lì. Madonna, quanto godo. Madonna, quanto godo. Ma perché è lo stesso di prima? È secondo game di fila che pusha e muore. Godo. Mi serve medikit. Ne ho tre. No, sì. ce l'ho. Stamattina da un pack normale ho trovato Octane nel diavolo. Che culo. Cioè, molto bello. Per il diavolo c'è anche una recolor molto figa. Salto il rosso, mamma mia. Figa. Per Octane, secondo me. Io non ce l'ho. Cioè, più che altro era una delle prime recolor uscite anche, era... Cioè, ai tempi era devastante. Perché era proprio una delle prime recolor uscite. Ma anche ora è veramente bella. Anche ora è molto figa, sì. Io ho fatto l'errore più grande della mia vita. Ho shoppato quella col corno. Ma anche io, è bellissima. Certo che l'hai shoppata, l'hai copiata a me. No, quella lì l'ho shoppata da sola. Ah. Non l'avevo vista. Ma è bellissima. Secondo me è demone della velocità, bellissima. Cioè, poi mi ricordo... So che la gente preferisce il Diablo, io però ho preso demone della velocità. Io ho craftato quello. Per la festa tipo della Befana di 2 anni fa, ho shoppato Arachnide, la bianca. Vabbè, Quella è anche una valca. Ma c'ho il turbo? Da quando, zio? Ok. Non ero pronto psicologicamente. Audio? Ah, ok, state pushando. Ricarico gli Più che altro loro scappano, quindi. Attenzione, sì. Ne ho uno qui. Andiamo un po' i nemici? Qui c'è un... Se vuoi, G-Shadows. What? Staccato il petto. Vabbè, il terzo loro splittato. E scappato, scappato. Però si vede. Ricarico. Va con l'inganno. Distrutto il patto, one shot. Raga, il patto ha uno di vita. Preso. 20 flash condit col crack. Preso l'altro. Arriva l'imbroglione. Occhio, sembra che si sono. Ho mirato tutto. Nuovo livello. Io. E G, vai da lui, G. Vabbè, ok. Non c'è bisogno. Vabbè, insomma. Mamma mia, se moriva. Giusto. Bella mortal. No, a me il motociclista di Octane ha fatto sempre cagare. Tutte le recolor. Correa. Una delle prime skin leggendarie che ho preso sul Back to Home. Motociclista quello dorato. Vabbè, no, quello dorato non mi dispiace, dai, quello dorato è carino. Cioè, però è l'unico l'altro che mi piace. È veramente schifo. E appunto, l'altro mi fa cagare. Quello dorato, vabbè, ci sta. Dove sono i rutoli qua? Qui c'è un caricatore pesante esteso. G-Shadow, una domanda. Dimmi. Pingale. Munizioni energetiche. Devo darvi. Vi servono munizioni energetiche. Porco due. Ecco, c'è una piccola disparità, mi sembra. Grazie. Ma anche altre volte era lui, no? Non lo sapevo. Non mi ricordo. Quante batterie avete? Uno. Anzi, no, tre. Che...
Non avete zaino oro. Una testa, no. Allora. Scusa, tu quante ne avevi prima? Staccato adesso dalla disperazione, ho trovato i Six Men a gol 2. Cazzo, ci fanno gol 2. Ste, praticamente ti spiego. Li avrei beccati in 6, perché loro giocano in 9, ma quando sono solamente in 6 vanno con lo Smurf nelle lobby gold. Tra l'altro, perché in 6 non si fidano a arrancare col principale. Ho visto full, quasi full, quel video lì della stream ricaricata di Hall. Mm-hmm. Ma tipo una settimana fa. Pesante esteso. C'era bello. Sto Teo Max Predita che diceva che aveva fatto solo un game di X-Men. Cavolo, che sfortuna, ha proprio beccato nell'unico game. Ha esordito in stream. Ma tu lo sai che non puoi far vedere clip mie senza il mio consenso? No, assolutamente. Era il tuo video. Non può, no, illegale far vedere un video pubblico di Nico in cui compare il suo nome. Ma questo, poi il bello è che boh, me l'avevano già detto, come ti permetti di far comparire il mio nome nel video? Che cazzo vuol dire? Figa, cioè, boh, mettiti la mod anonimo, censurati, non è che... Cioè, non puoi impedirmi... comunque lo puoi vedere. Vabbè, sì, ma appunto, man... Cioè, purtroppo no, non ti puoi... Non è violazione della privacy far vedere il tuo nome in un gioco online, cavolo. Cioè, ho fatto vedere il tuo nickname da gamer, non ho fatto vedere il tuo codice fiscale, Dio caro. Lo sai vero che non puoi far vedere le mie clip senza il mio permesso? Ma come ti permetti di far vedere lo un game in cui mi hai incontrato? Lo sai? Laggiù c'è una capsula assistenza. Aspetta, davanti? Ragazzi, mi ci sono sì, amico individuato, qua? Piccoli. Ma è da solo? Cioè, mi ha visto, ha smoccato, ha ma messo un balloon. Ma non è che ha preso il banner? Potrebbe essere perché sta valutando la deathbox. Io ho fatto 14. Merda. Appunto, io ho sparato attraverso l'albero, ho fatto 14. Ciao, Bandits. Dove è andato? Boh. Qua sopra a sinistra. Lo buscio io. Arrivo. Nico sta andando dall'altra parte. Ah no, sta andando a prendere di più. No, non lo so. È atterrato in faccia a un team. Ah, bello. Ti voleva portare lì. Beh, penso di segui. Cioè, in verità, guarda che quella cosa di crashare lo fa dal day one della stagione. Cioè, può essere che sia preso. Può essere che sia un caso che a te hai iniziato a farlo con l'inizio evento, ma in verità il fatto di crashare... Il fatto di crashare con la schermata campione lo fa da inizio stagione, cioè tipo quando rankavamo con Ribo gli succedeva 2 volte al giorno. Quindi sei stato solo sculato, sei stato solo sculato che non ti sia successo finora, però non è una cosa dell'evento, è proprio da inizio stagione. E succede ragazzi, anche da PS5. Mi continua ad uscire il messaggio che le cuffie sono quasi scariche, ma stanno al massimo. E vabbè, G-Shadow, a cazzo ti frega. A proposito, mi hai ricordato col cioè, sì. Scario. Ah, io ce l'ho in carica da ieri, quindi lo potrei staccare. Vabbè, complimenti, G. 42 punti, non cantare vittoria. Ma quanto ti mancavano? 150. Non cantare vittoria? Proprio quello. Vittoria. Oh no. Puntiamo solamente al top del top del top. Alla vittoria. Portando la coppa a casa nostra. Milano-Padova, non sono gli anni 80. Cazzo, sei una paper. Che Tony Boy. C'hanno anche una brava mira. Stiamo facendo la mossa. Chiusa in una morsa. È mandata a KO. Becchiamo. Sì. Vado qua dentro. Ciao Pandiz. Ciao. Come stai? Vuoi venire a guardare Kung Fu Panda con me, Rico? Pushano. Fuori. Ci hanno respawnato dietro. Ma dove è respawn? Ah, non ne hanno piazzato uno loro. Tic tac, 10 secondi. Almeno un anello è vicino. Devo farmi le ammo. No. Armatura blu, quello che ho colpito. Vabbè, bella. Sì, sono tutti blu qua. Ma entriamo qua. Loro. Appunto. Cioè, pusciamo loro e entriamo lì, che sennò... Più 81, attenzione ragazzi. Va bene, altre 2 top e lo fai. Ma mi serve una kill. Quanti punti ti mancavano?
Ma un po' di più, senso? Perché l'ultimo game hai fatto meno 16, mi sembra, no? Nemico individuato. E uno a destra, no, uno vabbè, a destra. Li ho recuperati già. Ma che cazzo dici? Arriva l'imbroglione. Ah, vabbè, un 160 più o meno. 166, 170. Appunto. Occhio sulla montagna, che hanno il top. È blu sempre. Io non vedo completamente quelli. Dobbiamo entrare. Andiamo dall'altro lato, no? Andiamo dall'altro lato. Sì, io ormai non ce la faccio più, mi sa. Cioè, senza il mi sa, è bella anche questo. Ma perché dall'altro lato non eravamo andati perché c'era l'altro team prima. A parte che sono stati pushati anche loro. E dall'altro lato non siamo andati perché c'era l'altro team. Tra l'altro, mi sa che forse vi arrivano anche questi. Vedi. È qui l'altro team. Appunto. Vi arrivano anche questi, da fuori. No. Dai, almeno la top 4. E questo chi è? È un altro team. Bella mano. Vabbè, se uno dei due team non muore, cringe, dai. Va veramente. New ranked is bad. Bellissimo. Ma che cazzo sono tre team lì alla fine? Stackage Cronus. I settaggi di Ribo. No, quello con l'arco. Ah beh, aspetta. Vai a sinistra. Ma che vado a fare? mi do più la top sua. Sì. Vabbè, è facile. Buono. Forse l'hai fatto oggi. Maybe. Forse sì. Beh, mi sa che neanche fai in tempo. Ti bag. Controllato i termini. Lo so, ma neanche facevi in tempo comunque ormai. Io uso comandi personalizzati. Comandi sì, sensibilità no. Il momento della verità. Ci avevi tre punti. Ma erano lobby alte per 118. Sì, diamante 2 quello. Vabbè, però era meglio mi dell'altro. Mi mancano 53. No. Ma come lui più 190, più io 160, tu 118, G? Ma che cazzo stai dicendo? Niente male, amico. Sì. G-Shadow, devi prendere un po' di punti in più. Sì. Dai, aspetta. Ma perché cazzo ogni volta adesso cambia? I comandi li uso personalizzati, ma c'ho i tasti dorsali, quindi è inutile che te li faccia vedere. Li posso far vedere, ma c'ho abbassati sulla freccetta sinistra. Ti consiglio di non prendere spunto. Ma... cioè, il bello è che me lo chiedono sempre. Sembra a me, ma in realtà è davvero la tua data. Cioè, il tuo sì. G-Shadow 12. Giancarlo Ombra 12. Cavolo, G, potremmo bella. Quasi essere fidanzati. Giuro. Giuro. Per la zona morta. Grazie, Damix, per la resub. Potrebbe quasi essere. Aspettando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Ma, cavolo, ho aperto ieri. Hanno dato la data ufficiale? Perché ho aperto ieri PlayStation Store e mi era comparso, mi sembra. Ma l'ho visto da qualche parte ieri. Ho visto Dragon Ball Sparking Zero. Da qualche parte. Il Papu Caliente, non so, l'hanno data la data. Guarda che ha scritto il Papu Caliente. Io oggi Shadow è solo mio, vabbè, tranquillo. Faccina arrabbiata. Quanti anni c'ho? Il Papu? Quanti il Papu Caliente, 16. Ah, ok, pensavo una roba tipo 20 e pass. Mi stavo preoccupando. Per... No, vabbè, dai. È un sandone latinoamericano. Di dove? Cioè, di che paese? Ecuador. Ah, cazzo, me l'avevi anche detto. T'ho anche detto che avevo il compagno di classe. È veramente un che è stato veramente triste. Eravamo in terza media. Ciao, Merlix.
È stato tristissimo perché era un compagno con cui avevo legato un botto ed è tornato in Ecuador in terza media. Abbiamo fatto... è stato bruttissimo. Io ho un compagno di classe americano, nordamericano. È stato bruttissimo, abbiamo fatto l'ultima cena in pizzeria. Mica abbiamo pianto tutti per tre ore. La tua ultima cena? La mia ultima cena a lume di candela. Abbiamo pianto tutti per tre ore. Vabbè, perché alla fine in terza media. Cazzo, cioè, ok, in terza media, sì, ma Gishado tornava in Ecuador, Dio buono. Cioè, non l'avremmo mai più visto per tutta la vita. Cioè, non è che andava in un'altra città italiana, tornava in Ecuador per restarci. Beh, minchia, cioè, al massimo un compagno della classe ci continuava ad andare in classe. Ma come è tornato in Ecuador? Non lo so, per i genitori, cioè tutta la famiglia ci tornava. Porco due. Un nemico ha atterrato più di 0 armi. Io vado qua, direi. Se là ci sono armi, non mi ricordo nemmeno. Sì, ci sono delle casse. Perché Mirage? Perché è la leggenda più forte del gioco. Grazie. È fortissimo Mirage. Ma adesso. No, che non esiste con voi. Non so se mi stanno pushando, se ne sono andati. Ah. Nico, vado ad aiutarlo. No. Arrivo. Sono andati? Andate lì, anticipate. Ok. Mirino laser da questa parte. Sbagliato. Livello 2. Ma devo andare da sopra. Vuoi un treper Gishado? Sì, grazie. Aspetta, c'è un problema. Dai, Dai. Sono qui sopra. No, il problema è che sono lì sopra. E tieni. C'è un'ottica. Sono proprio qui sopra loro. Sono con caustica, hanno trappato con caustica qua. E c'è paura? Hanno trappato con caustica, non è con paura, puoi anche salire, ma è trappato. Non so dove. Ho sentito buttare trappole qua. Immagina Matt che Gishado gioca ad Apex da quando avevi quanti anni? 9. Minchia. Boia. Sì, vabbè, ma in realtà è da molto più tempo, tipo da 6 anni. Ma dove cazzo si va qua? Però, cioè, facevo tipo 5 minuti al giorno giocavo, tipo. Oh, salgono forse, aspetta. Però fermi. Infatti. Magishado, non guardare lì che ti vedono. Stai più indietro. Falli salire. Se salgono. Mamma mia. Amazon. Buttatevi. Non glieli lasciamo restare. Che ce li dimentichiamo sempre da confermare. Stavolta no. Preso l'assist. Ottimo. Sì, sto confermando l'altro. Ho preso gli assist. Ottimo. Erano anche diamanti, quindi ti dà pure il bonus. Cellino 4. Qua davanti a voi. Altro team mi sa. Drake. Team di caos. Brutta roba. Scendiamo e andiamo fuori, però non so quanto convenga. Ma non so neanche quanto convenga stare qui. Sei solo? Sì, arrivo. Ho fatto 110 al caustic. Bravo, G. Okay, vabbè, meglio, almeno non abbiamo fatto il giro. Ma non penso, io il caustic l'ho distrutto. Arrivano. Non salire. Ah, ok, sei già lì. Rimani così. La marca. Falli uscire un po'. Ma sì, secondo me non usciranno mai. Magari pensano che ce ne siamo andati. Fateli arrivare qua, al massimo. Sì, vabbè, è arrivata. Dio buono, io appena vedo sparo, La spara perché se si richiudono dentro, cazzo. Ho paura che attivi il gas qua per controllare. Devo farmi il medico, io non ci sono per nulla. Wash per la break. Curati, G, curati. Io vado. Buono. Vabbè, craccato anche lei. Easy. Veramente buono. Mamma mia, ragazzi, mi sto facendo schifo da solo. Per cosa? Minchia. Perché? Siamo in mira puntata dietro la porta.
Vabbè, ok, che cazzo devi fare? Cioè, nel senso, contro di loro. 0 punti. God. Ma come 0 punti? Ma non è vero, ma non è vero. Ne hai figa, ne hai colpito qualcuno. Che cazzo vuol dire 0 punti, G-Shadow? Ah, più 0 intendi. 0 punti ranked. Ma vai a cagare. Vabbè, più 0. Ma di più 0, non dire 0 punti, di più 0. Ma che cazzo vuol dire? Letteralmente. Ma mica, ti dico 0 kill, cioè 0 kill, assist e cose, non ti dico 0 punti. Cioè, per me i punti sono i punti PC. No, cioè no. Minchia, aspetta. Pazzo. Quando ti chiedono i punti, tranquillo che i PC non gliene frega un cazzo a nessuno. Ma cos'è sto posto ambiguo? Picchia, comunque non, non pensavo che questo tunnel fosse così grande, comunque, dio buono. Cioè, era fottutamente enorme. Io pensavo che fosse solo un robo di collegamento da un lato all'altro, invece ci sono le scale, cioè la zipline interna. E niente, io ho preso il lombo, perché ho trovato perforacranio e caricatore viola. Forse li ho sentiti al cannone a sinistra. Sì. Cazzo. Stanno venendo qui, mi sembra. Appunto. Sì. Aspetta. Voi siete solo voi. Preso uno. Mi butto e ulto. Ok. O no? Ma no, io no. Mi sono già buttato io. Ok. No, minchia. Non buttare. E hanno restato con Lightning, che palle. Che sfiga che hanno Lightning. No. No, non riesco ad andare giù. Ok. Altro team. No, altro torniamo indietro e saliamo. Che sfiga. Il periodo Mini Sentinel, sì, è durato 2 giorni. Molto divertente è stato, però. Il mio periodo preferito di Apex. Avete qualche cella? Io ne ho 4. Ne ho 5. Niente, craftalo basta. Ragazzi, stanno salendo. The fuck? Ultimate pronta. Minchia, il periodo Lombo Prowler è durato tipo 2 partite. Beh, è stato molto figo anche quello, dai. Cioè, il periodo Lombo... Bella, basi. Il periodo Lombo Prowler è durato 1 partita, che è andata bene. Poi ho continuato a provare a usarli per una sera ed è andata sempre male. Voi? No. No. Sì, hanno preso il cannone e sono andati via di là. Un momento, sto creando qualcosa. Però no, il periodo Sentinel è imbattibile. Salgono. Buona condit. Ma non è già qua. Ma non ho visto nessuno. Pushala. Distrutta, eh. Ma chi? Presa? Era distrutto. Il rev? Sì. No, si è fatta la battery. Sì, ma non ci sono, sono sotto che voglio soffare. Cazzo, devo cambiare arma. No, mi vuole confermare il pat, forse. Ma altro team, altro team. Non venire da me. Vabbè, vieni, insomma. Ma io ho dovuto soffare arma. Dammi il pat. Fallo venire qua. Vai, entra. Io non ci sono, No, non dovevi far uscire. Io non ci sono minimamente. Holda. Ricarico. Mi ucciso. Non puoi venire da me. No. Non tu. Sì. A venire sì, vorrei capire quanti sono più che altro. Full team, mi sa, da me. Full team. Troppo. Fa scondito. Ho craccato lui, la bang è craccata. Sì, ma ti si butta quello pulpo.
Ok, manca quello craccato pure. Prendi la conferma, Nicola, conferma. Due secondi, G. Sono ancora due team. Sì, ma vado via io, vado via. Il cazzo, la conferma, hanno finito. Eccomi. Ma che è TG? Oh. Buttati, buttati, buttati. Riesci? Non posso, muoio, muoio, muoio. Ci penso io, signora Somers. Dottoressa Somers. Vai subito verso il cannone. Sì, perché sono scesi, vai subito al cannone, vai subito al cannone. Vogliamo un po' i nemici? Invio un'esca. Vai, vai, vai. Mamma mia, Nico, dobbiamo correre tantissimo. Beh, bella. Cioè, buona fortuna, la vedo molto dura. L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Eh sì, ma... No, vabbè, dai, non penso... Cioè, dobbiamo fare il giro, però, andare di qua. Penso che dovremmo muoverci verso quella... Ah, hai fatto il diamante? Vabbè. Sì, sì, l'ho fatto. Buono. Minchia, io mi sono trovato a dover swappare l'Avok perché avevo zero colpi. E il periodo Avok, sì, dai, dura dalla stagione 3. Quindi è eterno. Dalla stagione 3, perché io mi ricordo che l'Avok iniziai a usarlo un mese prima della stagione 4 in cui divento broken. Io lo usavo di già prima. Perché avevo iniziato... Ma cazzo avevi non avevi noccati 2? Sì. Chi? E mi sa la conduit che hai lasciato one shot e il Pathfinder full. Mancava solo la Bangalore. Ah, ti piacerebbe? Perché? Perché c'era anche una loba. Ah, bella allora. Devo rimettermi in sesto. Che non sparava la Bangalore. Io ho preso conduit e pat sicuro. Sì. Poi quando sono morto stavo aspettando loba e Bangalore. Ah, beh. E non si sparavano. Cioè stavo aspettando, li stavo vedendo lì su. Io una volta mi sono trovato dei Sismanner nel team con me. Ma? Sì, c'erano tipo questi due tizi e c'era un team davanti. Ho preso tipo due knock del team davanti e vedevo che non sparavano. A un certo punto muoio, mi buttano giù, tipo anche i miei amici. Mi buttano giù dalla mappa su Olympus e vedo questi qua che Sismanner. Vabbè, e perché non avevano il terzo, scusa? Ah, forse, vabbè, non erano in 9, magari erano riusciti a essere solo in 8. Ma mi fa strano che lo fanno con i random, cioè... Vabbè, perché magari, vabbè, per rovinare a qualcuno, nel senso. Indovina tanto per rompere, tanto per rompere il cazzo un po' di più. Dobbiamo craftare, G. We have to craft. Aspetta che ce li abbiamo a sinistra. Vai a craftare che io guardo questi. Ho il beacon io. È entrato prima. Lo so. Ma che lo vuoi? Ho piazzato un trasmettitore di rientro. Tanto te rianimi da invisibile. Qua dietro. Lo so appunto che si avvicinano forse. Guardali. Ho distrutto un blood. È invisibile quanto vuoi, però. Che palle, Dio buono, quelli sopra. Non potevo davvero. No, provo ulto e vado. Cioè. Non ci sono abbastanza me in questo. Capisco. Madonna che rompi i coglioni, Dio buono. No, G, aprimi, aprimi. G, entra, entra, entra. G, non. Occhio. Hai una siringa in più? Entri con noi. Sì. Ma tanto moriremo tutti. Ciao, Vale. È scappato sto team, Vieni. Buon noto. Okay. Mamma mia, quanto gode. E balunano anche gli altri. Sì. Balunati. Che rompi cazzo, madonna. Forse il team della loba. Che rompi coglioni. Forse sono proprio loro. Andiamo un po' i nemici. Invio. Ma pure speranza, ma due bombe. Ah. Cosa? È più di uno, Mi sa che è full team. Sì,
Ma what? C'era anche il tuo. Ma pensavo fossi tu, minchia. Sei ultato, G. Armatura blu, il gibbo. Uno da sinistra arriva. Craccato con la sinistra blu. Preso. Da che era blu. Vabbè, muore di safe quello. Ma muoiono tutti di safe, muoiono tutti. Sì, hanno restato il mio, ma muoiono di safe, sicuro. Vabbè, andiamo, muoiono, sì, infatti, ma muoiono. Devono rompere il cazzo fino all'ultimo, incredibile. Ma che cazzo volete, madonna? Figa, svegliatevi, zio cane. Oh. Wake the fuck up. Paolo è ancora vivo, mi sa. No, sono morti tutti. Dio buono, fai tare fuori dal quarto anello. Zio cane, svegliatevi. Ah, eccolo. L'intera squadra è andata. L'ultimo è caduto a peso morto. Raga, io ho completamente zero cura. Ma guarda che curio praticamente. Cioè, io ho una siringa e 8 celle. Posso mollarti delle celle? Una siringa e un medic. G, quante celle hai tu? Vabbè. Diamo un'occhiata laggiù. Mi puzza che non abbia parlato. Concordo. Ma minchia, top 3. Craftare una battery sarebbe molto bello. Calmi che qui c'è un lutto. Reazione in corso, un momento. Bello. Che hai trovato? Minchia. Tutto ho trovato. Anche uno che sta andando di là. Miei cari, l'anello è vicino e si chiude tra 30 secondi. Gente che ci franca. Uno aveva jumpato a sinistra. Manda qua a destra che è free. Cioè è safe più che altro. Distrutta la benga. Io vorrei fare il giro per destra, ma non è che sono in 6 questi, minchia. Da qua a destra forse è giocabile. Ma minchia, se sono in 6 veramente. Io sono andato. Mi sembra tutto libero. Del loot qua. Minchia, è pieno anche. Com'è? Ho un po' di roba. Qua è liberissimo e c'è anche del loot. Pieno? Cioè, dico... No, ma che cazzo dici? Distrutta la brief. Fatto niente. La brief ha una HP. Se miri la brief ha una HP. Ah, peccato. Vabbè. Ma è l'altro team? Insomma. Cioè, che l'ho razzo. No, raga, erano in 6. Oh no. Ok. No. Era un ratto, ok. Uè, l'arrivo. Vabbè, G. Quello che devi fare. Aspetta, l'hai fatto. Chi l'ha la cazzo, non lo so. Il ratto stava anche da noi, proprio. La vrit era... lui. Nagini. Il ratto stava tipo sopra la nostra montagna o giù di là. Ma piglia la wingy. No. Lombo per fora, ma tanto chi se ne crede. 441 punti. Beh, vabbè, col rank up. Beh, bella partita. Bella partita. Abbastanza. Molto carina. Ma ce l'hai Azure tra gli amici? No, in questo account no. G-Shadow ce l'avrà. Sì. Metti ranked. Aspetta. Ora metto. Tipo 21 K punti. Lo so, l'ho visto ieri. Metti ranked e città. Un attimo, stavo aprendo un pacchetto. E svegliati. Irlom, non credo proprio. Bravo, G-Shadow, per il diamante! Gracias. Sei migliore! Muchas gracias. Vabbè, è tipo a 1700 punti dal prad. Quanti punti dal prad? Lui è al 1600 punti. Ieri ho visto che era, cioè non ho visto quanti punti aveva, ma ho visto che era in una top alta, cioè sì, sarà stato top 1200, 1100, una cosa, cioè non ieri, figa, non mi ricordo, l'ultima volta che ho giocato col principale.
Turno di Sunny. Non c'è Sunny. Il bello è che Sunny fa... Non so che ora ci sarò, di sicuro non prima delle 22 fa, tipo. Quando è che mi hanno mandato... Quando è stato l'evento di Final Fantasy? Dai, G-Shadow. 3 settimane fa. Ma che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Saranno 2 mesi. Ma no, niente, ma no, devo vedere se eri attento, dai, minchia. Va bene. Quando sarà stato? Era inizio stagione. Ma era questa stagione o era stagione scorsa, scusa? Ma che era stagione scorsa? Ah. Vabbè, allora bella. Stavo cercando... Perché mi ha chiesto Anna la foto dei due Nessi. Stavo cercando... Perché la foto dei due Nessi, mi ricordo, l'ho messa su Instagram quando mi è arrivato il Nessi, quello dal Giappone. Regalato... Vengo io easy. Che rank sei, Edo? Cioè, volendo, finché non arriva Sunny, a sto punto, sì. Platino 4. Non venisse Davidotti. Davidotti? Che rank ha Davidotti? Ma no, Davidotti non vuole. Non vuole. No. Non vuole. Davidotti ha detto che non vuole più rankare. Con Edo no. Allora con Edo no. Master di Ribo? Che cazzo di master deve fare? Ribo... Lo scrivo io, Davidotti. In 2 giorni. Ma non vuole. Non vuole. Ma non vuoi tu? Non lo vuoi tu? No, non vuole lui. Ha detto che non vuole proprio. Se dice di sì. Va bene, chiediglielo. Se dice di sì, sì. Ma sta plat 2! Ma figa! Ma che cazzo è successo, Davidotti? Comunque più di Edo. Ok, sì, ma stava diamante ieri, questo intendo. Cazzo vince. Stava diamante, ha fatto il diamante con noi? Era diamante? Ha fatto era platino 1. Era diamante, ha fatto il diamante con me, Dio buono, l'ha fatto con me, Marika. Ah. L'aveva fatto. Rivo, alla fine il tuo master è balzato davvero. Tu pensavi che scherzassimo quando continuavamo a dire mi sa che il master di Rivo balza perché è indietro. Mi sa che il master di Rivo balza perché è indietro. Mi sa che il master di Rivo. Madonna, vabbè, Edo, non dire grazie a me, di grazie agli altri. Ma ti sta rispondendo Davidotti o non ti ha ancora letto? No, ha detto che non le fa. Vedi, non vuole farne. Ma quella live fino alle 3 di notte per fare il master arrivo, bella. Far giocare. Va bene. Beh, allora, G-Shadow prende il volo. Edo, che rank sei? Edo? Vabbè, puoi restare in party se vuoi, la mia dolce compagna. Così cantiamo le canzoni di Kid Yugi insieme. Hai ascoltato anche The Globe, vero? O non hai sentito solo quello nuovo, spero? L'ho sentito velocemente, cioè non... Quarto di bue? No. Cazzo, quarto di bue? Con Mass Afghanistan? No. Deludente. Lo faccio per me. Mille baci Catullo perché sono nel True Love. No, dai. Non puoi non avermi sentito. Lo faccio per me. Probabile che le sentite, ma non... Mille baci Catullo perché sono nel True Love. Dicevo, muoio a 21, sono arrivato a 21. Ti hanno lasciato solo... No, Marika, sono con Giancarlo. Prego, Davidotti. Cioè, potevamo farlo. Sandalo mutuo a diamante, volendo, sì. Edo, che rank stai? Plat 4. Ma come lo facciamo da plat 4 a diamante in 20 minuti prima che arrivi Sunny? Ma poi le rank... Però, vabbè. Dai, ti accetto solo perché voglio fare il diamante io sullo Smurf. C'è il Papu Caliente, aiutate lui. Vabbè, aiutiamo prima Edo. È platino 1. Edo? Allora, sì, Edo, però Edo, prima volta che giochi alla Edo, che vuol dire ti splitti oppure pushi col Sentinel, solo io e lo posso fare. Viene il Papu Caliente. Viene il Papu Caliente. Quindi attento. Prima volta che fai una cazzata, viene il Papu Caliente. E si ranca col Papu Caliente. Beh, il Papu Caliente penso che... È ancora main Watson o cambia? Sì, sì. Allora il Papu Caliente sarebbe sicuramente più utile di Edo in Ranked, perché penso che una Watson sarebbe più utile di quello che userà Edo. Perché hai invitato me? Hai invitato tutto... Ho invitato tutto il party. Okay. Che bella la tua immagine col gelato, comunque. Gelato pazzerello si chiama. Ma l'hai shoppato o era gratis? No, è gratis. Molto bella. Ti piace il gelato?
Dipende. Ma come dipende? Dipende quale. E qual è il tuo gusto di gelato preferito? Allora, il mio gusto di gelato preferito è il Pingu Pingu. G-Shadow, qual è il tuo gusto di gelato preferito? Che cazzo è il Pingu Pingu? Ma che cazzo è il Pingu Pingu? Il pinguino, minchia. Da me si chiama Pingu Pingu. No, iniziamo male, te lo dico. E praticamente tipo Nutella e crema, buono. Ah, vabbè, ok. Ha problemi di connessione. La situazione non cambia, basta. Da domani mi vedrete in un party con altre 8 persone. Vabbè, Ribo, ci sta. Ormai. Ormai la situazione non cambia. La situazione è questa. In realtà Nico nemmeno ma ti voleva, Gigi. Crasha lui? No. Comunque, Davidotti, non è vero che io non ti volevo, perché poi ti fai le paranoie. In verità, quando Seba ti ha proposto, io non ti ho scritto e ho detto no, Davidotti, perché ho detto che tu avevi già specificato che le ranked non le vuoi più fare e non vorrei fare nemmeno il prossimo split. Quindi non te l'ho nemmeno chiesto, perché conoscevo già la risposta, per questo ha detto Seba. Poi, infatti, Seba ha detto, vabbè, glielo chiedo io, gli ho detto, va bene, chiedigli. Però già lo sapevo che tu non vuoi rankare, quindi... Che lore. No, no, io lo volevo Davidotti. Cioè, di sicuro, secondo te, scusa, preferisco Edu a Davidotti? Nel senso, va bene tutto il flame con Davidotti che c'è stato e tutto il resto, però, cioè, penso che anche Davidotti sappia che lo preferisco a Edo. Ciao, Ciao! Niente. Ciao, mio sub preferito. Ma Edo non... Cosa, Edo non? Non arriva la connessione, cioè, continua a crashare dal palco. Io lo sento, Edo. Ah, io no. Cioè, mi vede anche nel caricamento. Edo maggiore Davidotti. Io sono tutto raffreddato, cazzo. Dipende in cosa. In palestra no, su Apex no. Nel cadere nel vuoto su Apex sì. Nel fare meno di 400 danni no. Bello. Capelli? Capelli di Edo maggiori. Ma minchia, se li fa crescere diventa un Chavez. Ma no, deve lasciarli così. Capigliatura alla Edo ormai. Ma sì. Assolutamente no. Ma va, ma Edo con i capelli alla Eminem ormai è... Cioè, non lo si può più vedere ma in altro modo. Tutti... Oh, eccolo! Tutti i face reveal ce li ha fatti in questo modo. Non lo posso più vedere in altri modi io. Ma no... I gelati alla frutta maggiore, sì. Concordo. Gelati miei preferiti, cocco. Buono. E basta, cocco. E cocco e pera, se c'è, di solito faccio cocco e pera. Che schifo. Cocco e Nutella è buono. Di solito non prendo i gelati alla crema. Un passivo per quello alla mela verde. Ci sta. A me la granita alla mela verde piace. Nico, e gli unici gelati di... gli unici gelati non alla frutta che mi piacciono. Non mi piacciono le caramelle. Gli unici gelati non alla frutta che mi piacciono sono crema. Il bacio mi piace molto, è molto buono il bacio. Bacetti. Bacio, bacetti, crema, bacio e... Aspetta, ce n'era un altro che mi piace molto, non me lo ricordo. Ah, e nocciola. Il gelato al bacio, comunque. Tanta roba. Mazza che smirata. Cosa vuoi là? C'è un caricatore da viola e un AVOC qua. Close qui da me uno e uno è sul tetto. L'AVOC è dentro? Sì. E io sto aspettando di avere pick su quello sul tetto, però... Unita testa. Non ti pushano gli altri, vero? Non lo so. Sì. No, no. Per ora no. Aspetta, uno ancora sul tetto. Hai ricaricato quello sul tetto? Cazzo, io gli jumpado addosso adesso, eh. Se vuoi, Edo. No, no, ma non ho la jumpad, Dio caro. Che cazzo jumpado? Ma raga... Ma uno era FK all'end. E allora manca solo quello one shot da me. Ah, ma era una persona. 42 flash. Ma... Te ma... lo giuro, io ho visto una cosa. Pensavo fosse uno standard del gioco. No, era un Pathfinder FK. No, no, era un Pathfinder FK. Vabbè, va bene. Fragola, mango, lampone, menta, mela verde, frutti di bosco. Buono. A me, vabbè, la fragola mi ha rotto il cazzo. Ah, sì, sì, vabbè.
A me la fragola ha rotto il cazzo. L'ultima volta che sono stato in gelateria c'era uno davanti a me, madonna cara, ha comprato fragola e fior di panna. Dio caro, svegliati, cioè vallo a comprare in supermercato. Dio buono, fragola, fior di panna è tipo il gelato che ti danno alle elementari. Andare in gelateria per prendere fragola, fior di panna, male male. Perché devi frammare a caso? Ma che verda è, dai! Prendersi il gelato che vuole. Sì. Vabbè. Immagina andare in gelateria e prendere pera, figa. Non so. Beh, molto buono, pera, non lo trovo al supermercato. Smoothie alla pera. Non va a non andare. Grazie, perché ci sta no, oro? No, è sporca tutto il tavolo. Un po' sub. Potenziamento che farà morire tutti di invidia. Fragola, panna e cioccolato. Fragola e cioccolato, già meglio comunque, mainstream, però ci sta. Boh, a me piacciono tutti i gusti alla frutta. Tipo per chi va alla Romana. Alla Romana i gusti alla frutta cano sono buonissimi. C'era quello che avevano questo inverno, che non so se ce l'hanno ancora, che è la stracciatella di mirtilli, tipo, mi sembra. Buonissima. Che era tipo gelato al mirtillo con il cioccolato. Alla Romana gusti devastanti. Stracciatella di mirtilli, buonissima. Ah, se no proprio anche la stracciatella, molto buona. Classica. Minchia. G-Shadow, due per avoc o carabina? Non ho capito. Due per avoc o carabina? Carabina. Carabina. Avoc senza mirino per me. Sì, oppure tanto lo devo usare da vicino. No, lo devo usare da vicino col turbo compressore. No, non è vero, miglior mirino per l'avoc che il 3x, ovviamente. Com'era? 3x2, 4, 3x2, 4. Ma forse Panditz sta facendo le private? Le private di Panditz? Sì. Ah, ma minchia. Le private con Vale e qualcun altro. Ah, ok, ok. Beh, chissà perché. Beh, sì. Ehi, hey, Marika, come stai oggi? Tutto bene, grazie. Cioè, sì, mi fa piacere. Brava. Ricordati di andare a dormire presto. Che così sei felice come oggi che hai dormito tanto. G-Shadow, perché inviti Marika? Pensavo stessero giocandolo lei e Davido. E invece? E invece stanno facendo le private di Panditz. Perché poi l'ho visto offline. Qui c'è un caricatore leggero esteso. Ciao R. Kirui. Quello posso prenderlo io. Come va la tua run per il Pred? Niente Pred, Arstack Master. Parla di qua. Gli occhi e... Che fortuna. Ma G-Shadow, vuoi fare un altro po' di partite? Ti facciamo superare Ribo, che tanto è di 4 anche lui. Lo superi di punti. Ma è di 3 e mezzo. Ah, è di 3 e mezzo. Ma? E quanto ha giocato? Attenzione, c'è un nuovo leader uccisivo. Ah, beh, minchia, Ribo, se arrivi a D2, easy master. Cioè, facciamo il master con te. Cioè, io lo farei. Se arrivi a D2, ti giuro, io anche gli ultimi 2 giorni potrei fare la run per aiutarti. Anna non è d'accordo. Beh, non è vero, perché con Anna devo uscire solamente domani, che però solamente il pomeriggio. Quindi la sera e il pomeriggio tardo ci sono. Non lo faresti, ti giuro. Vabbè. Replicatore in discesa da questa parte. Ah, Edo che si mette davanti. Vabbè, non l'ho mai colpito. Do un 2 per. Voglio il 3 per. Avercelo. Ne ho colpito uno blu. Cazzo vuole Art? Un altro che vuole fare il master gli ultimi 2 giorni. Tutti blu questi. Ricarico gli scudi.
Quelli dentro la casa li ho colpiti tutti e tre, tutti e tre blu. Ah, vabbè, anche noi. Nel senso. Sono viola quelli. Vabbè, 200 IQ, però quello. Mettersi glitchato dietro la roba di Caustic. Il volo. Vabbè, andiamo verso la safe. Cioè, più che altro è lontano. Metto balloon qui sopra. Minchia, già top 9. Che poi io sono un plat 1, quindi dovrebbero essere lobby difficili. Ma che cazzo dici, Shoni? Kirui. Non ci sono abbastanza me in questo posto. 10 secondi. L'anello è vicino. G-Shadow, come va la tua run per il pred? Vado a prendere sti punti a destra. Ribo, come va la tua run per il pred? Corporation? La situazione non cambia. Se la situazione non cambia, domani vediamo Ribo in un party con 8 persone. Secondo me lo farebbe davvero. Sì. E sarebbe capace. Vabbè. È per me questa, però. Vabbè, voglio entrare di qua io. Non li vogliamo guardare? No. Dai, full team. No. Ribo, no, non lo devo cambiare perché al tempo era vero. Poi quando mi sono reso conto che ogni partita beccavamo 14 team in six man, ho lasciato stare. Sì. Laggiù c'è la capsula assistenza. E voilà, scorta extra da questa parte. Quanto vedo per la viola? C'è un numerino in basso. 500. Ok. Cioè, non ho fatto un danno ancora. Ma zero proprio? Zero. Beh, ci sta. Più che altro perché non ho fai dato comunque. Cioè, puoi cogliere da sentinel. Vabbè, dai, l'importante è che ne fai più di 80. Qui c'è un caricatore energetico esteso, livello 2. Se poi riesci a farne più di 400, superi anche Davidotti. Livello 2. È proprio una brutta persona. Perché? Vabbè, ma Davidotti lo sa che scherzo. Colpa di Anna. Sì, mi ha reso una brutta persona. Ma boh, cioè lo diceva anche lui, lo spammava anche lui l'altro giorno dei 400 danni. Poi dai, il secondo giorno che ci ho giocato non ne ha mai fatti meno di 400. Anzi, forse una volta sì, ma una volta sola. Ma che non abbiamo baluno comunque. Sì. Infatti, più di così io non vado. Ma Ribo, stai trollando. Cioè, a parte che il 90% dei miei sub sono della Sicilia, quindi sì. Top community siciliana italiana, cioè top community siciliana in Italia. Presto sarò io. L'anello è vicino, 45 secondi. Ma io sto già andando verso di qua. 30 secondi, l'anello è vicino. Vai, prendi. Nico, rispondi alla domanda di Ribo, vediamo se lo sai. Si dice arancino o arancina, sempre detto arancino e sempre dirò arancino, non mi cagate il cazzo. La tua risposta qual è, G-Shadow, invece? Si dice in base al posto in cui ti trovi. Tipo, tipo vicino dove abita Marika, si dovrebbe dire arancino. Palermo. No, al contrario. A Palermo, arancino, e a Catania, Siracusa, arancino. Ma sei siciliano? Non è vero. Sì. A Palermo è arancino. Ma raga, se questi vengono a piedi, giratevi, che non andate troppo in. Sì. C'è un 2-4 qua dentro. Qui c'è una cassa della morte. Non dare informazioni false. Ma che cazzo ne sei tu?
Perché Balloon? Che cazzo vuoi che ne sappia? In effetti. Cioè, non lo so, ma avete bisogno? No, io sto aspettando con te qua. No, ma... mi sa che hanno fatto un altro giro. Ah. Cioè, allora, sono stato informato. A Palermo è arancina perché è tonda. Invece, e se a Palermo ne fanno una punta? Non dovrebbero farlo. Perché nelle zone di Catania c'è l'Etna, quindi ci fanno punta. G-Shadow. Cala il sipario. Sì, ma crepi, perché ti piccano tutti. Dovresti venire in qualche modo. Replicatore in discesa da questa parte. Ci sono nei due guardanti. Ricarico gli scudi. Oh, si è buttato uno? Ci pusheranno questi. Mi sto curando. O pushano Edo? Mi sa che pushano da me. Secondo me sono fissimi la puntata su di me. Bella per loro. Ora riscannano e pushano. Hai ragione, Marik. Se pusheranno, pusheranno. Ma... mi stanno sparando. Apro il fuoco. Ricarico. Ma? Mi sta cagando la parete. Ma minchia! Compilation. Madonna cara. Ci ho messo 40 colpi a darle l'ultima hit. Stava pure girato. Non dovresti aiutare Edo, visto che non solo si splitta, ma si distrae anche scrivendo in chat. Hai ragione. Ma infatti, Marika, tu sei stata la migliore da aiutare. E infatti abbiamo fatto in un giorno con te. Cioè, togliendo i primi. Occhio, Edo, se perdi tutta la vita muori. Cosa che non dovrebbe succedere. Ma era loro la conduit? Cioè, che cazzo ha combinato? Perché stava lì? L'inganno si ottiene tutto. O qualcosa del genere. Ma poi non entriamo. Ok. Di qua si ringa medikit. Oh, tutti e due. Tieni due medikit. Grazie. Stanno sia qua sopra sia davanti. E sia sopra a destra. Orco cazzo. Bravo. Sarebbe da andare tipo qua sopra. Lancio stella a Kikos. Però come ci saliamo? Lift e andiamo qua sopra. Però non saprei. Prova. Cioè dentro sono full camperati con Rampart. Cracata loba. Mi butto. Mi butto anch'io, vai. Vai da me. Vabbè, buono. Vado nell'angolo. Hai uno swap qua, non so quale dei due però. Minchia, troppo vicino, capisco un cazzo. Ma volevo restarti, Edo, dove cazzo sei andato, Dio buono? Volevo uscire, sono morto di anello. Ok, buono. Ma come sei morto da... Ah, ok, sei morto di... Ok, non pensavo la conferma pure. Stavo provando a fare il giro. Sono uscito da poi. Vattene, no. Boh, me la sono... non ho la ulti. Quindi non ce la farò ad andarmene. No, è impossibile. Vabbè, ok. Va bene, dai, top 3. Abbiamo preso anche i punti in più su di loro. Non è male. Ma? Ah! Cioè io sono morto da Bangalore, Newcastle e Horizon. Ah sì, ok. Sono Bloody, Newcastle e Horizon. Ma c'è anche una Bangalore, cavolo. Sì, era un rap. Ah, ok. La Bangalore mi ha sparato di Wingman da rattata. Insomma. Vabbè. Più 183. Diamante 4 si avvicina. Mancano 300 punti.
Comunque Edo, stammi vicino, cioè non uscire, tanto c'ho un Mirage, mi stai attaccato. Il problema è che faccia di cazzo che sei a fa. Ma? A ste che ce l'hanno scritto? No, Artam. Ah, ok, pensavo che l'avessero scritto sul PSN a ste. Beh, guarda, te l'ho detto, Arta Palisi vuole fare il diamante, che rank è lui? Gli sarà pasta col tonno, meglio bianca o rossa. Bianca. Non è male rossa, però ogni tanto. Cioè, a me piace di più bianca, classica, tonno. Se puoi, con mozzarella e pomodorini in caso. Col pesto top, cioè il top è pesto, tonno, mozzarella e pomodorini. È la migliore. Ma GG di cosa, Rivo? Sei diamante 2? GG. La vostra paura mi dà la faccina con la scimmietta che si copre gli occhi. Che boomer di merda. Posso vincere con un occhio chiuso o con entrambi gli occhi chiusi. Mi sta di cazzata, Ribo, non la vedo. Ho bisogno di farmi vedere. Che falso. Questo è il tuo. Ciao, Vale. Quando la battaglia sarà finita, ricorderanno un solo nome. Come stai? Hai smesso di fare le private con Pandits? Immagino che sia estenuante e noioso. Il Jump Master. Stavo pensando, potremmo atterrare qui. Anzi, facciamo i seri. Questo potrebbe essere un buon posto in cui atterrare, ma cosa ne so io. Ciao, Chapo. Stavo pensando, potremmo atterrare 300 qui. Punti, quindi volendo seguite due partite. Sono io. Oh, non seguite. GG, Rivo, grande! Rivo che scrive che ciao col... starà G? Facendo le private. G. G Shadow, vabbè. Rispondimi. Puoi dare Marika al party? Sì. Tutti quanti ti amano, ma come non c'è pericolo? Dai Marika, vieni, cantiamo insieme le canzoni di Tony. Cantiamo insieme Ossigeno, la nostra canzone preferita. No, deve studiare. Tutti quanti ti amano, ma come non c'è pericolo? Dove cazzo sono lendato? Da me c'è gente. Pure tu. Sembra che quei problemi sì, entrambi team da lui. Ti tolgano, quasi. Ok, no, un altro team. L'ossigeno. E mi trova. Dai Marika, vieni, ti aiuto a studiare. Cosa studiamo stasera di bello? Cioè, immagino cose inutili come sempre, visto che ti stai laureando in materie umanistiche. Però vabbè, studiamo insieme lo stesso. Parla quello che ha quittato lì. Beh... In un anno di uniquittata ho imparato cose più utili sicuramente di 8 anni di materie umanistiche. Hai preso la carabina? Sì. Vabbè, niente, sono 45 secondi. Ti ammazzo, vaffanculo, dai Marika, sto scherzando. Sai come si dice, l'amore è bello quando è litigarello. E vale anche per la nostra splendida amicizia. Fate attenzione ragazzi, l'anello non è lontano, abbiamo ancora 30 secondi. Ah, in fondo sta la fight out. Non mi fare parlare che non posso dire le cose, vabbè. Nico, ma tu dove stai andando? A prendere i punti. Da che pulpito, Edo? Guarda, stai zitto. Fondiamo un po' i nemici? Invio un'esca. Edo che mi dice, ma tu dove stai andando? Cringe. Vabbè, io sono con Seba, quindi sei tu quello staccato. Per una volta. Complimenti. Beh, ma uno. Qui c'è un'ottica. Medio raggio. Una volta che non sei splittato. Zero batteria, infatti andrò a craftarla. Ma quindi erano due team o no? Bella, siete in due. Io mi crafto la batteria. Mi stanno sparando. Ricarico gli scudi.
Ricarico gli scudi. Uso un kit felice. Lancio una termite. E li potremo mai pushare? Arriva l'imbro. Perché mi sa di no. Juan in la Bangalore. Ricarico gli scudi. Ricarico. No, merdosa figlia di puttana. Ricarico gli scudi. Ma se pushassimo il cazzo duro. Io la ulti. Come si può fare? Attenzione, sono in trappola. No, sto bruciando come un catamarano. Distrutta Banga. E distrutta anche Ash. Apri a stimare, apri sta merda. Distrutta anche Ash, eh. Sto pushando a destra. Ma non è vero. Pushate. Preso una a destra, preso una a destra, preso una a destra. Pushate Indio, cara. Capi qua a sinistra. Vai da quello, io vado da quella a destra. Ma? The fuck? Quanta vita avevo, scusa? Ho frantumato lo scudo di un nemico. Bravo. Ok, fullati, fullati, ti manca quello one. Curati, Edo. Edo, sei più forte. Non ho niente. È quello che hai, quello che hai. Edo, occhio che lui potrebbe rianimare. Si attacca al rest, forse. Fallo anche tu. Fallo, attaccati subito al rest di Seba. Vai, lui non si è ancora attaccato, si è attaccato ora. Occhio che potrebbe restare anche l'altro, perché sta vicino anche l'altro. State attenti. Bello, lo attiri. Lo attiri e l'hai attirato, eh. Sì. Beh... Io sto andando, eh. Edo, devi andare anche tu. Cioè, avete il 2 di 2. Ma attaccato a me! What? Fatto niente, zero down. Vai qua fuori, resterà anche lui. Ma ti direi di andare via, eh. Cioè, vai via. Vai via. Sì. Cazzo devi fare ora? Bella tazza. Ah no, io non è che ero one, ma ho proprio beccato un 70 di Avoc. Peccato. Zio King. Beh, Edo, hai già fatto più danni della partita prima. Complimenti. Hai fatto grosso passo avanti. Sì, sì. Bravo, sei stato molto bravo. Peccato. Io non so che cazzo sia successo. Cioè, quanta vita avevo quando è andato... Vabbè, no, minchia, avevo 40, però... Ah, perché mi è proprio entrato un HS di Avoc... beh, Taz, cioè, nel main, minchia, ho rankato a inizio stagione, che era difficile, adesso, sì, ho fatto il platuno... Impenso, boh... Cioè, non so quante partite, molte poche. Vabbè, ma fino a diamante adesso è rapido, sto per fare il diamante, praticamente. Che pezzo di bambino ingrato. No, manco saluta. Ah, ok. Allora, volevo invitare Marika in party, solo che schiaccia il tasto per fare il party. E Pietro, Marika. Non l'hai ancora fatto, GG. No, l'ho invitata, però non è... Il prossimo anello è lontano. Forse dovremmo accelerare il passo, Newt. Bel salto, complimenti. Grazie. Un replicatore entra in orbita. Va bene, Marika. Ci potresti craftare a stazione. No, non è vero, perché sì, fightano. Pure là. E infatti, ve l'ho detto, non è vero. Non hai cure? Sì, ma Sunny quindi ha paccato. Sunny ha detto, non so a che ora arrivo, sicuro non prima delle 22. Probabilmente si presenterà tipo all'1:30 dicendo, bella! Che posto. Eccolo, guardalo, lo nomini. Ecco. Dio bono. Drago finito ora, vabbè dai. Ah, mezz'ora sono on, è vero, perché deve anche tornare a casa. Vabbè, si sarà trovato... È il barman, fa. Che figata. Prepara i cocktails. Andiamo insieme da Sunny. Andiamo insieme da Sunny, ti preparo un bellissimo e buonissimo analcolico, ovviamente, visto che hai tipo 8 anni. Arrivo.
Un succo alla frutta, per favore. Minchia, andiamo da Sunny. Io mi prendo il un Mai Tai. Il drink più alcolico. Io mi prendo un Mai Tai e poi oh, davanti a te, oh. Un succo alla pera. Cantò. Si è cagato addosso più lui di te, eh? Imbarazzante. Poi puoi tornare a restare. Puttana, però, ragazzi. Marika, cosa ne pensi del Mai Tai? Cioè, in verità all'inizio l'ho preso perché avevo mi muto perché c'è G-Shadow, aveva lo stesso nome della pornostar. E però era molto buono, quindi è diventato il mio preferito. E ho capito, Sunny. Ok. È Rivo, guarda che per quello che l'ho preso la prima volta, che cazzo pensi? Perché? Non ho capito. È un segreto tra me e Rivo. Ragazzi, ma che cazzo è? Un nemico è atterrato qui vicino. No, please. Don't rage quit. Rivo! È di Trento, Rivo. Oh, no, non è vero, è di Trieste, forse. 4F4. E... no, mi sa che è di Trento. Minori! Grande Marika! Seba, leggi Marika in chat. Minori e un botto di segni del maggiore. Ah, beh, Marika, siamo in due allora. Benvenuta nel club. Siamo proprio amici adesso. Condividiamo questa passione. Grande Mark. Ti prego, Ribo, mi screenshot il messaggio di Marika, lo devo salvare. Devo salvare questo messaggio di Marika, me lo devo mettere come sfondo del telefono, come immagine profilo. Già fatto, godo. Minori. Che pedofila. Posso fare una roba? Sì. No, vabbè, no. Ma no, vuoi fare un test? Dai, permetti. I pacchetti, lingua, al gioco. Devi andare qua e gestisci i contenuti e lo installi. Proprio tu, Marika. Mi piace divertirmi un po'. E allora? GG, ma perché? Volevo testare. Ah. Così hai cancellato il messaggio di... Grazie, Pietro, per la resub. Hai cancellato il messaggio di Marika ora. Siamo tutti qui per amore della sfida. Fin là ci sono, ma poi fai in automatico. Sì. Cioè, in caso... Dai, io avevo sbagliato! Minchia, Marika, non urlare! Oh, aspetta che c'ho il tubo lungo al ballo! Porco cazzo! Ha il pad, okay. Quello originale. Ok, quindi... ok. Minchia! Ok, ok, perfetto. Sì, ora ti si sente. Marika, comunque concordo, minori... No, vaffanculo. Vedo che hai capito tutto, ma hai aperto gli occhi grazie a me, per caso. Minchia, forse mi bendo per colpa tua, guarda. Io dai, non esageriamo. Perché lo sento sempre in italiano. E riprova. Cioè, a parte averlo scaricato da lì, lo devi anche installare. Devi anche ricliccarci e fare installa. GG Ribo, è una cosa nuova comunque, l'hanno messa da poco. Sì, non da pochissimo, però. Come va lo studio di Pietro? Di merda, proprio di merda. Mi è arrivato il libro sbagliato, quindi adesso devo fare tutto al computer. No. Scam. Fai scambio con un libro di G-Shadow? Allora, mi posso dare tutto chiaro aritmetica. Poi vi posso dare progettare il futuro, tecnologia e ambiente e cittadinanza, vedi tu. Tazzo, mica è no, me l'ero scordata che c'era. È abbastanza, infatti. Sì. Cioè, vabbè, illegale no, più che altro. Coglioni, però, Un bel bannino, se lo fai in live. Che finisce la pubertà, fammelo sapere. Guarda, ciao, però. Ciao. Potrebbero pushare me. Cioè, probabilmente lo fanno. Vattene. E come me ne vado che sono in tre già qua? Fede. Non posso, non posso. Cala
sopra? Uno è sceso. Gli ho fatto solo 80. Ma sono tutti e tre qua. E l'Aorio craccato. Ma no, infatti. Tutti e tre alle scale, tutti e tre. Minchia, una termite lì va di lusso. Minchia l'Avoc. 7 colpi, ma ucciso. Che figo. Ma non puoi salire su? Che forte che è l'Avoc. No. Più o meno vedo, sì. Oh. No. Che sfiga. Che palle, voglio anch'io l'Avoc. Ho la Mortal. Marica. Marica, hai sentito qualche nuova canzone? Kid Coso bocciato. Sì, Kid Coso non le è piaciuto. Comunque. Dai, Marica, sei deludente. Oh, ma che cosa vuoi? Dai, Marica. Ho avuto altro da fare oggi. Ma altro da fare di che? La musica deve essere la sinfonia, il background della tua vita. Non è che ti ruba tempo, te la metti sotto mentre fai altro. Beh, Mortal, mancano pure 400 punti. Fatti i cazzi tuoi. Aia. Oddio, ho trovato il mio curriculum, ecco dov'era. Cosa ci scrivi nel curriculum? Proprio un cazzo. No, non è vero. Un tirocinio preparativo dei miei. Migliore ragazza in Italia su Apex Legends. Migliore amica di Nico. Migliore amica di uno streamer di Apex. È un curriculum invitante. È stato da Cicerone. Ma sai che quando Stack è stato assunto, ha fatto vedere la mia live. Ti giuro. Quando ha fatto il colloquio per il posto di lavoro ed è stato assunto e dove sta lavorando adesso, ha fatto vedere la mia live. Cioè, ha fatto vedere che giocava in live con me. Ti giuro. La prossima volta che devo andare a fare un colloquio, mostro le tue live. Sì, sì, ha fatto vedere che giocava in live con me. E hanno apprezzato, ha detto. Cazzo gliene frega. Ma non lo so, perché tipo per far vedere che è attivo sul digitale, che cazzo ne so, però ha fatto vedere che lavoro fa ste cecca, lavora in un'industria di vernici, tipo, cioè qualcosa comunque di chimico. Comunque te con sto cazzo di Platino 1 stai rovinando le lobby. Ma va. Ma sono le stesse lobby con cui abbiamo giocato con G-Shadow prima. E prima sono andate molto bene. Beh, no, erano andate molto bene. Ciao, Clarence. Ne abbiamo uno che ci conta. Ma non lo so fare, più di pronto. Gli ho fatto 68. Buono. Baschi, sei Lecce? Tocca pushare. Anche perché lo restano, l'hanno già restato. Io ho pushato, eh. Ci sono abbastanza me in questo posto. È qua. Qua dietro? Vai da me. No, il Revenant sì. Ah, l'aveva restato. 70 tipo, bianco. Ti resto perché non ho più colpi. Ho tutto sotto controllo. Lo dovresti fare tanto, no? Sì. Chi l'aveva arrestato così su? Aveva Gibraltar. Vabbè, dai, vattene a fare in culo, vattene. Capo? Sì, minchia. Ma va, ormai una pushata. Minchia, non mi è entrato un hit. Dietro. Ma? One shot anche lei? Certo. Rip. Beh, che dire, cazzo, se mi fosse andata avanti di... Se mi fosse andata a terra di Flatline. No. E vedi di non finire più a terra per oggi, chiaro? Perché hai messo conduit, Edo? Voglio una motivazione valida. Nico, puoi guardare a te. Toglietela subito. Toglietela subito. Toglietela subito. Non aveva conduit. Conduit Catalyst, scusa, sì. Togliti su che Catalyst, mi sono sbagliato il nome.
Nico? Dimmi, cosa c'è, G-Shadow? Puoi guardare Telegram un secondissimo. Ah, no, è di Trento, Ribo, non è di Trieste. Beh, anche Trento, bellissima città. E Ribo, godo. Vabbè, concordo. Non ho capito. Comunque, aspetta, dovevo mandare una cosa. Ribo, ti devo mandare una cosa, ok? Cioè, tipo, urgentissima, va bene. Che non so se l'hai già vista, in verità. Cioè, probabilmente sì, o forse no. Ribo. E aspetta, Ribo. Ti mando su Telegram, è urgente, Ribo. Cioè, straurgente, devi guardare subito. Ecco il campione. E rispondi su Twitch, non su Telegram. Vabbè, rispondi su Telegram. Mica arrivo, miglior piazza d'Italia, riconfermato. Forse atterriamo qui, forse no. Zio cane, il centro del mondo, piazza Dante, zio porco. Non ho paura di te, hai sentito? Piazza Dante, piazza più importante d'Italia. Seguite il leader, sono io. Oh, non seguite. Piazza Dante, maggiore Colosseo, miglior attrazione turistica italiana. Eh sì, morta. Tieniti pronto, Newton. Un nemico è atterrato qui. Cioè, conta che anche il lobby platino adesso, quindi. Round 1. Inizio contro la rovescia anello. Nei punti in cui mi toccavi? Ora ho un eritema. Mi avete rotto il cazzo questo video. Per te cammino sul fuoco? Attraverso una bufera. Adesso sì che si ragiona, andiamo. Mamma mia. L'anello si chiude tra 45 secondi ed è dietro l'angolo. Fantastico. Vabbè dai, povero Edo, si impegna. Fanno ancora le gare col mus, belle le gare con gli asini, cosa? Ribo, fai le gare con gli asini, zio K. Ribo, 1v1 asini, ci stai? Ti asfalto, zio porco. L'anello è vicino e mancano 10 secondi. Fate attenzione. Livello 10. Asino con la star power e gadget. Ricarico gli scudi. Che palle però. Io quasi quasi mi avvicino pure. Però c'ho la carabina senza accessori. Non è che se ne vanno? Boh. No, 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 no. No, e sono tutti da me, mi sa. Sì. Sono tutti e tre qua. Ah, ma sono quelli di prima. Bravo, bravo, bravo. Resta sopra, Edocchio. È flash il gibbo. Mamma mia, Edo, il ritorno. No, giallo forno. No, volevo la tripla di Edo. Non lo so, vabbè. Nomi italiani, due volte land contestato. Ci sta. Due volte di fila stesso land. Oh, madonna. Due volte di fila stesso land. Prima sono morti anche abbastanza prima di noi. Ce li siamo ribeccati in partita allo stesso land di nuovo. Vabbè, ci sta, eh. Ricarico gli scudi. Diamo un'occhiata da quella parte. Bella Phantom.
da prossimo split alla fine Apex si droppa? No, probabilmente prossimo split non giocherò semplicemente le ranked come ho fatto nel primo split, cioè non giocherò dal day one tutti i giorni le ranked col principale. Il titolo del video era un titolo molto forte perché volevo che venisse visto per far... Clickbait. Vabbè, clickbait, ma in senso buono, perché se faccio il video, Dio caro, che si chiama Six Men Nine Men, lo guardano in due. Se faccio il video che si chiama Lascio Apex, lo guardano in 30.000, ci fa la reaction Al, ci fa la reaction Ventiuccello, ci fa la reaction Vulcan, lo guarda tutta Italia. Ci farò anche le visual. 10k visual nella live riuploadata di Al. Minchia, guardavo oggi, apro il canale al Twitch dove ricarica le live, guardo le sue live ricaricate, faccio 80 views, 50 views, 50 views, 80 views, 200 views, 80 views, live reaction a Nicola Shapex, 11.000 views, Al, voglio la mia parte dei tuoi soldi per quella live ricaricata, 11.000 views su una live di un'ora e mezza, hai fatturato abbastanza, grazie a me, si scherza. Un secondo, mi sto curando. Cioè no, non si scherza però, un'ora e mezza di live reuploadata con 10.000 views, minchia, cioè so quanti soldi fanno i contenuti così lunghi, quindi... Qui ci sono scorte extra, non serve ringraziarmi. Ma che cazzo fa G-Shadow? Ma ragazzi, ma che cazzo è? Mi esce dal party. G-Shadow, sei tu che ci abbandoni. No, mi è crashato Apex per la disconnessione e mi è crashato il party. Vabbè, succede. Dove hanno fatto l'anello? È andato qua. C'è un nemico lì, le cose si fanno interessanti. L'avevo di fronte però. Oh, vabbè, oh. Boh, vabbè, sono un po' ovunque. Minchia, che forte Mirage, ho preso l'assist su tutti e tre. Me ne sono accorto ora. Miglior leggenda. Babbo, dovresti venire per fuori. Oh. Sono saliti verso il respawn con zipline. Oh cavolo, il prossimo anello è lontano. Eh sì, Mortal, ma il problema è che non è in Italia, è tipo l'unico al mondo. E questa è la cosa greve. Cioè, di content creator americani grossi, per dire, ne ha parlato nessuno né l'altra volta né questa. Non mi sfuggirete. Ricarico gli scudi. Un'altra squadra ci attacca. Stupide nullità. Pushano, eh. Su di me, continua. Che palle, non ho... di pochissimo non avevo più. È uguale. È quale? Non questo, vero? Buono. Very, very good. Very, very good. Sto ricaricando gli scudi. Un secondo, mi sto curando. Vorrei un Avoc, che sono ancora di Nemesis. L'anello è vicinissimo. Questo potenziamento mi ha reso più forte, veloce e muscoloso. Facciamo che prendo il Volt. Sì, muscoloso. Miei cari, l'anello è vicino e si chiude tra 30 secondi. Vabbè, ok, Mortal, ma ci può anche stare che qualcuno da PC parli anche dei problemi da console, visto che nel senso è la player base più grossa è da console. Cioè, per quanto l'utenza più grossa a livello di live streamate e anche guardate sia da PC, la player base più grossa a livello di gioco giocato è console e di gran lunga. La mia ultimate è pronta?
Qui c'è un kit medico. Quindi direi che i problemi lato console sono quelli più sentiti. Io poi ci arrivo si fa. Beh, certo. Quella capsula assistenza ha dei regali per noi. Non ci sono abbastanza me in questo posto. 15 team, 2 team li abbiamo fatti. Beh, ragazzi, io vado a nonna. Buonanotte, G. Buonanotte. A nonna così presto. Buonanotte. Che neanche in scuola? No, mi sento gli occhi in mezzo, se no. Poveretto. Beh, Nico, no, GG per il Diamond Smurfs. GG. Quasi bella. Caracola Conduit, bella. Beh, andiamo verso quella casa lì. Andiamo laggiù. Diamond Smurf, mi sa che mancano almeno 2-3 partite. Cioè, 2-3 partite fatte bene, però. Com'era? Ricarico gli scudi. Non mi colpite. C'è un team in fondo. Ok. Cala il sipario. Ma quello che era più a destra, il pat? Bloccato uno. È blu quell'altro. Sto ricaricando gli scudi. Squizzaglio niente. Pushiamo? Sì, io sto pushando. Ma questo qua sopra? Dove cazzo sono? Qua sopra. Uno di vita la conduit. Non è che muori di sì. Vabbè, non avete pushato. No, io mi stavo allargando su questo qua a sinistra perché ho visto che Edo ha preso il cazzo. Morta, è morta, è l'ultima lì. Però muoio anch'io. Che pal. Scudo nemico in frantumi. Recupera il banner subito, recupera il banner subito, velocissimo. Che respawno prima che chiuda. Cazzo, non hanno i termici. Che rompicazzo, Dio buono, stanno tutti col... Sono tutti col portatile. C'avevo il portatile io, c'avevano altri due portatili loro. L'anello è lontano, insomma. Si chiude tra 45 secondi. Probabilmente dovrò correre. Avete i balloon? No. No, no, hanno tutti il portatile. No, ma ce n'era uno qua. Ma come cazzo dovremmo fai a puntare al pred, Lorenzo? Da console non è fattibile puntare al pred da 2 anni a questa parte. Rosso. Grazie Azrael per la resub. No, questo non sono io. Che palle. Non ho niente. Uso un kit felice. Ci hanno respawnato davanti. Un po' mai dire mai. No, non è mai dire mai. Cioè, ce ne stanno 10 di legit su 750 e non è fattibile giocando in modo normale essere tra quei 10, nel senso. Sulla assistenza dei regali per noi. Ho colpito una di quelle bestiole. Per fare voglio, non c'è un cazzo. Cioè, in modo normale intendo a livello di orari e tutto. Qua. Da me siamo safe, Oh, ma mirateli. E non faccio niente con carabba da qua. Cioè, ho carabina col 3x, faccio vomitare, Dio buono. O il 2? So. Sì. Dai, dammi il 3. Qui c'è un'ottica. Medio raggio. Oh, qua. Ma è sempre del team di Gibbo? Ho rotto lo scudo a quel tempista. Si è già fullato. Quasi crack la conduit.
lancio la mia esca. Cacca, vedi? L'anello è vicino, 45 secondi. Forza, tiriamoci un po' su. Ho piazzato un trasmettitore di rientro. Ora ultimo. Ma stanno già andando via? O no? No. Buono, bravo. Qual hai preso, scusa, Rampart? Perché gli altri non sparano loro? E ora lo fanno, ora lo fanno. One shot rate anche. 35 flash. L'hanno presa. L'hanno presa. L'hanno presa, sì. Ricarico gli scudi. Oh, ho preso uno di questi, preso uno di questi, preso uno di questi. Dobbiamo andare. Ci stanno holdando qua sopra. E prego De che pensa Dio buono a... One shot anche lui, one shot. 150 blu, 150 blu. Ha appena rissato, ho fatto 150 blu al cavo. Ok, arriva un altro team, è arrivato un altro team, è arrivato un altro team. E ok, minchia, hanno, hanno già rissato. Era un knock e uno 150 blu. Sì, sì. Dietro di voi. Ma sopra di me, uno di vita, uno di vita. Dio buono almeno lui. Qua a destra, qua a destra. Lo so, l'ho sentito. Hanno di propescato. No, 192. Hai caustic dentro, no. 100. Scudo nemico in frattura. Nico, riesci a recare. Stai zitto un attimo. E one shot, se va. 126 alla live. Alla, alla... Niente paura. Che vai, vai, palle vai, per quel caustic, dio caro però, eh. Ho zero leggere. Zero leggere e non ce ne sono. Provate poche. Che sfiga di merda che sto avendo, dio caro. È sempre qua, è sempre alla porta. Che sfiga di merda, dio buono. Vabbè, nella mia testa suonava meglio. Incredibile. Io non l'ho preso. Craccata lifeline pure. One shot il caustic praticamente. Presa lifeline. Madonna, se godo 2 ore e mezza per fare sti coglioni. Ho fatto penso 1000 danni solo sul caustic. Devo rimettermi in sesto. C'è gente a questa casa, non so se sopra o sotto. Mi sembra libero il tetto però. Ho trovato lo scudo di un nemico. Cioè... Dove? Vabbè, buono. Okay. Qui il tetto da me è free. Qua da Okay. A sinistra, craccata lifeline, quasi cracca anche l'altro. Ricarico gli scudi. Ho poche leggere, ne ho 30. E loro non sono safe, holdiamo loro. Loro non sono safe, eh. Quasi crack 2. Distrutto, raga, distrutto. Questo era full red, gli ho fatto 200. Lo pusho. One shot la roba. E one shot anche lifeline quasi. Vai, vai, sta restando, sta restando. Buono. Arrivo qua dietro. E vedo se arresto. No. Di solo, eh? Bravo, Edo, bravo. Aspetta, mi pulla. Sono tutti due, sono tutti one. Uno è one. Manca lui. Non ci sono abbastanza meno in questo posto. Spanner, adesso potrò recuperare la mia squadra. Ok. Madonna. Cazzo, quanti punti abbiamo fatto? Botto, cioè tantissimi. Io penso 14-15 tipo. Nico, mamma, puoi giocare con Sunny. E che cazzo vuol dire? Se arrivo a diamante con questo account bella Lorenzo. Se arrivo a diamante con questo account devo cambiare account per giocare comunque con Sunny. Vedi, Nico, che quando voglio gioco bene. Sì, bravo. Tale qua. Minchia.
Voi a ca? Bravo, Edo. Beh, 15 punti. Ah, tutti e tre 15 punti. Io 2700 danni, di cui 1000 su quel caustic. Gli ho fatto 170 blu la prima volta, 192 viola un'altra volta. Ah, non sono diamante ancora. Vabbè, in realtà, cioè, sono le obbi diamanti questi. In realtà no. No, non del cioè, tutto. Cioè, zero mantelle sfide. Appunto. Appunto, sì, sì, sì. Te l'avevo fatto di 6 punti. Sì, ma la mezz'ora è già passata, di Sonny. Ah, ma c'è già. Infatti c'è Sonny. Gigi, che faccio una partita con Sonny con questo account? Beh, vabbè, ci sta. Ma... notte, forza Milan. Ma no, vabbè, vieni Sonny in caso. Quando mi vedi arrivare, sai che la fine è vicina. La prossima devo cambiare account, quindi è meglio se vieni ora. Che palle, vabbè, dai, mi finisco il diamante nel mio. Cioè, finisco il diamante qua. E poi? Sandalo. Sandalo mutuo. Che non so se ce l'ho sandalo mutuo salvato. Non mi ricordo. Non mi ricordo se ce l'ho. Però una cosa di giorno, magari. Eh? Una cosa di giorno. Che cazzo vuol dire? Una cosa veloce. Sunny. Ma si è messo online, mi sembra. No? Sì? Ah no, ultima volta online. Ma tu invece c'è l'altro account per quando fai il diamante. Vabbè. Ma sì, lo trovo. Minchia. Aspetta, fammi vedere. Cambia account. No, mi sa che non ne ho. Oh. Accendo. Accendo 2 minuti. No, vabbè. Bella, ragazzi, quando volete ci sto. Ah, c'ho l'account di Mastro. L'account di Arta. Questo di Ribo mi sa che è il suo principale, però non è Sandalo. Ah, Sandalo mutuo, eccolo. Questo che cazzo è, Bota? Sì. Pandits. È l'account di Bota? Penso di sì. Demoni, Go, Where Rai. Sì, penso che sia il nome da Bota. Penso se non avesse ancora cambiato il nome. È la foto, minchia. Perché a me compare la foto vera, scusa, lì. Mi sa di no, eh. Sì. No, no, a me compare la mia. Hai visto il mio nuovo nome invece di Pandiscacca? No. Peccato. Il nuovo nome vero di Nico. È lo stesso che avevo su Telegram. Gigi Nico, grazie. Gigi Rivo. E vabbè. Ormai. Cosa? Aspettiamo. Aspettiamo Sunny. A sapere che non avessi ancora acceso, non avrei fatto un'altra con Edo. Ma hai fatto almeno il plat 3, minchia. Nemmeno no, il plat 3. Cavolo, potevamo fare tu il plat 3. Ok, dai, Sunny è su Apex, va bene. Accettabile. Spero non... La foca. La foca, Sunny. Cazzo mi hai scritto, Ribo? Ok. No, non ci credo. Davvero è la password quella? E Seba, tu la sai la nuova password di Sandalo? Inizia con la M? No. Inizia con la A? No. No. Questa è molto meglio di quella vecchia. È tipo un botto meglio. Boh, ma Ribo come cazzo se l'inventa? Cioè, vabbè, però ci sta, perché questa password non te la puoi dimenticare. Cioè, è impossibile. È vero, Kim, tra poco me ne devo comprare 2. Cioè, ne compro 2 e le unisco, tipo. Ne compro 2, tolgo un bracciale. Sunny, ti muovi! Nico, basta, dimmi, Edo. Nico, ti preparo già a dire che Sunny potrebbe piangere per la connessione. Perché? Ma non è vero, l'altra volta è andata perché bene. Piange sempre per la connessione. Ah, piange sempre per il ping, per quelle cose che crasha. Sì, è vero, quello me lo ricordo. Sì, sì. Già che sta avendo problemi col party. Vabbè, quello ce l'aveva anche Edo prima. Quindi niente di strano. Dai, Ribo, dia Seba la tua nuova password Sandalo. Ah, lei... è bellissima.
Sanni, metti pronto. Dio, buono, cazzo, mi frega che non ti va il party. Metti pronto in gioco intanto. Zio cani. Basta. Sub TRF. Buono solo a drogarsi e a prendere i drink. Ole. Finalmente. Sì, ma quando, questo quando cazzo lo fa il diamante? Mai. Non lo non fa, lo infatti. Fa? No, no, no. Oro 2. Che minchia ci siamo secondo fa? Vabbè, per fargli fare il platino. Ma poi che cazzo di diamante deve fare che gioca tipo mezz'ora ogni 5 giorni? Lui gioca 2 partite ogni 5 giorni, tipo. Poi va nel gruppo sub alle 2:30 di mattina a scrivere bella qualcuno cosa per rankare. E dopo, dopo sto game, anche se non fai il diamante, cambiamo account. Cioè andiamo nel lobby oro al massimo. Cioè non ha ma... senso. Vabbè, no, io voglio fare... Account. Ma fanculo, no, io voglio fare il diamante. Mi ma manca... lo fai in uno dei prossimi giorni. Ma no, lo voglio fare oggi, mi mancano 40 punti, me lo voglio togliere. Cioè, mi mancano 40 punti. Madonna. Nel senso, ne abbiamo appena fatti 300. Cioè, guarda che Sanni non, non fa così schifo, dai. L'hai detto tu che faccia schifo. Quando è che l'ho detto? Che ha solo il nome da tryhard. Beh, sì, no, ho detto che pensavo fosse un tryharder perché c'ha il nome un botto da tryharder. Minchia, Easy Sunny X. Oh sì, maestro del salto, eccomi. Il cazzo, Ribo. Zero partite off stream. Forse atterriamo qui, forse no. Per me è lo stesso. Non giocherò mai. Oddio santo, Sanni. Madonna. Seguite il leader. Sono io. Oh, non seguitemi, non importa, basta che vinciamo. Ora devi provare. Ciao Miwa. Che rank sei? Vuoi essere carriata al posto di Sanni? Boh, Sanni non gli carica il party molto male, eh? Eh sì. Faccio un salto qui. Oh, finalmente vi sento. Madonna, Sanni. Madonna, quanto sei alto. Beh, meno di me. È 1,82 lui. 83. Minchia, raga, stasera da spararsi a lavoro, ve lo giuro. Ma minchia, Sanni, lo dici ogni volta che vai a lavoro. Cioè, sparati prima o poi. No, no, scherzo. Dimmi. In realtà, le ultime sere erano molto tranquille. Però, tipo, stasera, figa. White Russian, Pigna Colada. Ah, male, che cazzo. Vabbè, che cazzo vuol dire? Io sono alto 1,85, Marco. Culo. È vero. Santo, la gente ciao, Sanni. Ho iniziato la festa. E godo. Sì, ma dico, è venerdì santo, ti bevi il vino, minchia? No, niente. White Russian, porco. Mai dai. Che cos'ha il White Russian? Vodka, Kahlua, che ha un liquore al caffè e shakerato sopra. Fucking gigante, sì, sì, enorme. Tipo il più alto del mondo, praticamente, cioè. Vabbè. Che devo dire? Ah, oggi ho mangiato da Capa Toast, cioè hai mai mangiato? No. È quello davanti a Idem con patate. Tipo la... Sì, la tostieria. Sì. Sì, 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 fanno solo toast. Strabuono, eh? Strabuono. It. Prossima volta che andiamo, andiamo, mangiamo là. Cioè, tanto penso che sia aperto la sera tardi. E se no lo apri tu, lavori tu. Esatto. Perché fanno anche i panini senza glutine. È buonissimo, è il miglior posto per far merenda. Dai, è serio? Buonissimo. Sì, sì, è strabuono, è strabuono. Panino senza glutine. Prossima volta Capa Toast. Facciamo Capa Toast e poi... E se vuoi qua c'è un stage. Sì. E poi barcode. C'è un'ottica, distanza ravvicinata. La taverna del gufo. Vaffanculo, io alla taverna del gufo non ci andrò mai, Dio. Ma buono. Dai, hai rotto il cazzo. Sei proprio un fanecco, minchia. Ma che cazzo non vuol dire? Ma sono mai stato. Ma che cazzo devi andare vabbè, alla taverna allora, del gufo? Ascoltiamo Nico, andiamo a tapas bar, io mi bevo la sangria perché non c'era un cazzo. Io la Coca-Cola ci una sta. Una caramella alcolica con la cazzo di sangria perché era un merda. Ma dai, no, vabbè, il bar andiamo all'altro, però Capa Toast e poi barcode.
extra. Non serve. Vest bar di Padova. Nuovo livello. Io scelgo un potenziamento. Voi mettetevi in fila per gli autografi. A chi volete chiedere? No senso andare da altre parti. Primo game comunque questo per me. Se non si fosse capito. Ehi, ho un nuovo potenziamento super sciccoso. Mani avanti, la scusa. Si dice ancora sciccoso. Io sto giocando il Rampage. Non mi ha messo nessuna paura. Ma c'è anche da te, Ribo. Sì, è strabuono comunque. Minchia, costa un botto. Perché costano tipo più che in autogrill i panini. Però va bene. Beh, cioè, penso minchia... sia una commercialata. Sì, ho capito. Ma io il mio toast, solo il toast, quindi senza patate e bibita, ho pagato 9,20 euro. Cioè... Cosa? Solo il toast? No dai, non costa così tanto. Grande mi va. 9,20 euro. Solo il toast, senza patatine e acqua, 9,20 euro. Lamentati. Beh sì, nel senso, minchia, è una t'han derubato. Però vabbè, ci sta, perché no, poi patatine più bibita te la fanno col menù a tipo 4,90 euro in più. Quindi alla fine 9 euro più 4,90 ah. Con 13 euro 13,50, c'hai cioè toast, patatine e bibita, dai, non è male. Cioè 13 ma euro è un toast grande. Sì, sì, è grande. Però americano il toast. Sì, sì. Però hai 13 euro. No, non ce l'ho. 13 euro per toast, patatine e bibita, è onesto, minchia. Cioè più o meno come un menù al Mac quasi. Oddio, un menù al Mac 13 euro non ti costa. Hanno resciato qua dietro. Vabbè, ho detto più o meno, zioca. Vabbè, Miwa, ma quali toast? Se ti prendi quelli tripli costano 10. Che c'è anche il toast quello triplo. Che prossima volta prenderò. Solo che almeno quello mio... Toast, minchia, con 5 euro in più, ma comunque sono assurdi, cioè tipo io ho preso quello che aveva... il mio aveva tagliata di pollo, cheddar, patate e bacon, mi sembra. Molto buono. E salsa barbecue? Patate o non mi ricordo. No, patatine tipo, sì. Quello che volevo io all'inizio, che però poi ha preso Anna, aveva mortadella. E poi non mi ricordo. Mortadella. Mirage Octane. Forse stracciatella tipo. E... boh. Ne vedo solo due. Fatevi un po' i cazzi vostri un attimo. Miglior sushi di Padova. Beh, dipende, o you can eat o alla carta. Che cazzo vai alla carta, dai. Ma io ci sono andato una volta, strabuono. Vabbè, o you can eat, sushi kai. Ah, il patto è più dietro. Sushi kai centro Padova o le magnolie. Le magnolie in zona... le magnolie in zona Nazareth. Oppure in centro sushi kai. Cazzo fanno? Boh. C'è un nemico lì. Sa che c'è un bicchiere. Tanto per. Secondo me sì, se ne vanno. Basta. Ma non è overrated il Kai. Più che altro è anche bello l'ambiente. Cioè, sotterraneo, tavoli fighi. Ed è buono. Se no le magnolie è tanta roba. Pesce preferito, salmone. In tutti i modi. Crudo cotto. Affumicato. Gran biscotto. Gran biscotto. Affumicato al forno alla piastra. Io ci andrei uno. C'è bollo. Mi ispira. Ti aspiro. Comunque il salmone penso sia la cosa più da norma. È buono. A me il tonno crudo fa cagare. Il branzino crudo che fa cagare. Che il tonno molto crudo. Veramente. Mamma mia. Pregiato. Fa cagare il tonno crudo. Non mangerò mai in vita. Non una volta sono stato... ero in piscina. Con amici. Porco Dio! Oh. Sanni non scendere. Troppo tardi. Lei... Vabbè, ero in piscina con amici. C'era il bar che faceva l'insalata buffet come pranzo. Cioè praticamente era un buffet ma solo con insalate. E io mi sono riempito il piatto di tonno, perché era sott'olio, sembrava tonno sott'olio normale. Con Diaz ho scoperto che era tonno crudo. Avevo preso tipo 200-300 grammi. Ma si vede? Sì, ok, ma era la prima volta.
era la prima volta che lo... ho già craftato, mi sa. Che spono sì. Sto no. Team qua messo così, figa. Ma figa, non mi compare. Ah, no, ok, no, a me compare. No, ok, no, hai craftato. Vabbè, Miwa, GG. Vabbè, a me 9,20 perché ho fatto col pane senza glutine che ti dà il sovrapprezzo di 1,50€. 10 secondi alla chiusura dell'anello. Forse che è anche onesto come sovrapprezzo, cioè. Sì, sì, l'ho lasciata lì l'insalata. Cioè, sono... ho pagato e sono scappato. Nel senso. Che il merda il salmone al sushi è come andare in pizzeria a pigliare la Mister Patatini. Va. Cioè, boh, è l'unico che mi piace. Il branzino lo prendo. L'ultima volta che sono andato al sushi mi sono mangiato la cameriera. Vabbè, comunque, ci sta. Era fuori menù, me l'hanno proposta. A me piace, cioè, a me una volta io prendevo tutti i sushi, cioè, tipo, facevo il mix, prendevo un po' di nigiri salmone, un po' branzino, un po' tonno. Poi mi sono reso conto che tanto quelli al salmone erano i miei preferiti. Ho detto che cazzo prendo anche gli altri, prendo direttamente solo quelli al salmone. Perché tanto li prendevo tutti, ma mangiare quelli al branzino e al tonno era una sofferenza, tipo. Ho il banner, adesso potrò recuperare la mia squadra. Ho il banner, adesso potrò recuperare la mia squadra. Devo disorientare gli sciocchi. Ma c'è gente? Non lo so. Mi era sembrato, però forse no. Beh. Vale sapermi colpire. Nico, ti hanno spato con un cazzo di cecchino. Eh sì. Beh, questi li ho sentiti, direi. Me ne sono accorto. Ma pushano? No. Qui c'è un caricatore leggero esteso. Livello 1. Ho lasciato 4 celle. Deve esserci qualcosa di interessante lì. Round 3. Siamo in streak, vero? Sì. Sono qua. Sì, stanno salendo. Sono top da me. Sì, lo sono. Ho preso top. E viola il fuse. Dietro. Colpito poco il fuse. Uscendono, aspetta, forse tornano indietro. Occhio alle finestre. Merda, fuori qua. Occhio alle finestre. Sono qua da me. Ma salgono? Ma sopra o sotto? Penso che dovreste levarvi dal cazzo. No, da dietro. Sono sopra, mi sa. Se vuoi ti piatto qua un lift. No. Da me? What? Ma da quando, scusa? What? The fuck? No, ma quando cazzo? Sì, sì, ho capito. Però erano sul tetto. Ma magari se uscivo da là mi scopavano pure. Ma raga, ha zero audio proprio. Non li ho sentiti. Sì, neanch'io. Ma ti è arrivata dalle scale lì? Insomma. No, no, mi hanno aperto porta da dietro. Ah, la porta? La Bangalore è salita dalle scale. What? Erano insieme, fra. Il Kai era carino quando c'era il rullo. Penso di non averlo mai visto col rullo. Ma perché io al Kai non ci vado da tanto? Perché, vabbè, io sono in zona Magnolia, quindi di solito andavo alle Magnolie. Al Kai ho iniziato ad andarci... 2 anni fa, tipo. Quindi, cioè, penso già post-Covid. Cioè, pre-Covid non ci sono mai stato. Prima, in centro, andavo al Sushi San Fermo, che mi pare si chiamasse Sushi San Fermo, comunque era in via San Fermo, che adesso mi sa che non esiste più. Sto in zona Forcellini, sì. Andavo in mensa lì vicino. Dove andavi? A... Sapete, non mi prendono mai sul serio. Anzi, non mi prendono vicino al centro convegni. Cioè, sì, vabbè, da Forcellini proprio.
al fresco, come cazzo si chiama, che cambia nome ogni due settimane. E adesso ha riaperto quel posto, cioè il ristorante. Sushi Kai è quello sottoterra, sì. Notte, Clarence. Sogni d'oro. Non vedo l'ora di conoscervi tutti da vicino. Un lusso per gli studenti universitari quella mensa. Beh, io vado, cioè vado, andavo spesso al ristorante di fianco che aveva la stessa cucina della mensa, penso, era strabuono. Dovrebbero essere tipo tre team? Due team? Tra l'altro per il senza glutine, per il senza glutine tanta roba. Facevano la pizza più buona di Padova senza glutine. Poi vabbè, adesso hanno chiuso e hanno riaperto. Però niente, ora best pizza senza glutine di Padova, Cocò. Costicchia, perché costa tipo 16-17 euro a pizza, escluso il coperto. Oh, c'è già me? Ah, prima vittima. Beh, non puoi. Sta scappando, forse. Senza che nessuno ci rimetta le penne. Sono down. Io sono dentro, non li vedo. Alla porta. 67 la banga. Guinzaglio un altro me. Presa la banga. Ho preso anche il Mirage, manca il Fuse. Stanno cadendo uno a uno, ne ho abbattuto un altro. Nuovo livello, io scelgo un potenziamento. Arrivano. Anello è vicino, amici. Vado subito, vai verso Seba. Deve esserci qualcosa di interessante lì. Droni per la fuga schierati. Ho scelto un potenziamento. Spero di riuscire a fare il medkit. Devo rimettermi in sesto. Madonna, mi ha bambusolato, Dio buono. Oh, attaccati, prova. Rilassatevi, ho tutto sotto controllo. Bravo, Sunny. Vabbè, in due. Qua. Dai, ma perché mi confermi? Quanto? Qua a destra. Ok. Ti giuro, non sapevo. Tu mi confermi. Neanche io. Coglione. E allora, sono celiaco. Vabbè, allora, a parte che tutti i celiaci in teoria lo sono dalla nascita, al massimo ti vengono fuori i sintomi dopo, di conseguenza te lo diagnosticano dopo, ma tendenzialmente non può essere che ti fanno. Non può essere che ti fanno l'esame alla nascita e non lo sei e poi lo diventi. Cioè, in teoria, al massimo te lo diagnosticano dopo, perché prima sei asintomatico, poi diventi sintomatico. Comunque io praticamente stavo male, molto male da quando ero piccolo. Cioè, già da quando avevo 4-5 anni avevo spesso dolori alla pancia e non solo. Cioè, io ho avuto anche un ritardo della crescita, perché adesso sono alto 1,85. Ho un ritardo della crescita e mentale. Purtroppo quello della crescita si è risolto, quello mentale no. E praticamente adesso sono alto 1,85, fino in prima liceo ero sempre stato il più basso della classe, praticamente, per dire. E il ritardo della crescita è uno dei sintomi della celiachia. E vabbè, a 5 anni stavo male, mi hanno portato a fare esami, controlli, roba varia. E senza neanche farmi controlli approfonditi, mi hanno detto che io soffrivo di questi mal di pancia e di tutte le altre cose per problemi di ansia. E quindi mi hanno mandato dallo psicologo. E sono stato dallo psicologo tipo da quando avevo 5 anni a quando ne avevo 7-8. Mi hanno fatto fare 2-3 anni di psicologo per curare problemi di ansia che non esistevano. Io continuavo a dire ai miei che non era per quello che stavo male, però vabbè, ne erano convinti. Mi hanno mandato dallo psicologo per 2 anni. Poi, finita lì, abbiamo continuato a ignorare. Quando sono arrivato a 15-16 anni, ho iniziato a stare di nuovo male in maniera molto pesante. Questa volta i medici si sono decisi a farmi controlli un po' più approfonditi e hanno trovato che sono celiaco. E quindi mi hanno praticamente... I rincoglioniti che mi hanno mandato dallo psicologo mi hanno fatto stare male da quando avevo 5 anni.
a quando ne avevo 16 che mi hanno diagnosticato la celiachia per nessun motivo, solo perché sono dei coglioni, invece di farmi fare gli esami giusti hanno detto subito è un problema di ansia, mandatelo dallo psicologo. Ma avrebbero risparmiato tipo 10 anni di dolori se mi avessero fatto fare gli esami subito. E invece, mandato dallo psicologo, Dio buono. Coglioni. Che merda, sì, sarebbe da denuncia, nel senso, boh. E poi niente. Poi vabbè, la celiachia me l'hanno diagnosticata praticamente subito. In verità prima mi hanno fatto fare anche altre cose, tipo hanno cercato di escludere intolleranza al lattosio e altre cose. Ho fatto un po' di diete diverse per un po' di tempo. Poi quando hanno escluso tutto mi hanno fatto fare la gastro. Tra l'altro, gastroscopia fatta per due volte. Gastroscopia per la celiachia fatta per due volte, perché la faccio una volta nell'ospedale di Padova. E all'ospedale di Padova mi hanno fatto la gastro e portiamo il risultato della gastro, portiamo il risultato della gastro dalla gastroenterologa per avere l'esito e lei ci fa: la gastro è stata fatta male, non si capisce un cazzo, non vedo i villi intestinali, dovete rifarla. E quindi ho dovuto riprenotare la gastroscopia, aspettare in altri due mesi per poterla rifare. L'ho fatta a un altro ospedale, sono stato all'ospedale ai Colli Eugani invece che a quello di Padova. La seconda volta me l'hanno fatta bene, mi hanno diagnosticato la celiachia. Ma fa anestesia? Sì, anestesia totale. L'ho fatta in anestesia totale. Completamente addormentato, sì. È perché... È pericoloso. Lo so, è pericoloso, ma cioè io non riesco, odio l'ospedale, odio tutte le visite. Sì, Ribo, ma io ero addormentato completo, mi hanno fatto anestesia completa, che tra l'altro non potevano neanche farmela. Non potevano neanche farmela perché... Perché eri piccolo. No, avevo compiuto 16 anni. Ero uscito dall'età della pediatria. Grazie, Dani, per la resub. Ero uscito dall'età della pediatria. E quindi non potevano farmi l'anestesia totale per la gastroscopia, che è comunque un esame che, diciamo, non è niente di che. Cioè, alla gente... agli adulti, solitamente, la gastroscopia la fanno addirittura con zero anestesie. Cioè, la fanno così. E quindi farla con... cioè avere la prescrizione, diciamo, per poterla fare con anestesia totale non puoi, a meno che tu non sia in età pediatrica. Però ce l'hanno fatta a farmela fare lo stesso, non mi ricordo come, hanno falsificato qualcosa. Mi hanno tipo falsificato la data di nascita, una cosa simile, non mi ricordo cosa hanno fatto. Ma perché io gli ho detto chiaramente, o anestesia totale o non me la fate, bella. E alla fine me l'hanno fatta con anestesia totale. Anche tuttora. Io mi faccio, bella, anestesia totale o non me la fate? Mi sono impuntato e me l'hanno fatta. Io alle elementari mi feci la rinoscopia. Zero anestesia però. Quella nel naso. Sì, sì. Vabbè, la palla di Mad Maggie che gira e arriva di qua. No sense. Va bene. Knock. Cioè, l'ha tirata agli altri. Io ho puntuto. One shot alla Valkyrie. Vado da fuori. One shot i Revenant a 3 di vita. 3 di vita, 3. 172. E anche la Valkyrie era one shot, eh. Cazzo, ho fatto 160 blu a Valkyrie. L'ha preso. Non ho visto Revenant. Ma non avete preso Revenant? No, è ultato e scappato. Ah, ok. Pensavo l'avesse preso Sunny. Pensavo che fosse quello. Codiaz. Non mi sfuggirete. Ma vedi dall'altro lato. Nemico abbattuto. L'anello è vicino. Si sta andando da te. Fate attenzione. Te lo ritrovi alla tua porta. Alla tua porta qua. Minchia, 172 blu. Notte, Clarence. 172 blu. Rimane il 50%, che sfiga. Sì, il calcolo è facile. Sto ricaricando gli scudi. Ciao Sunny, ti saluta Puntuto. Ciao Puntuto, sono un tuo grande fan. Sì? Mi Seba, sai quanti anni ha Puntuto? Tranne 17, diciamo. 19. quindi 26. Ah, vabbè. Non pensavo, io l'ho scoperto l'altro giorno, pensavo ne avessi tipo 16.
Ma va, ma si vede in faccia con l'unica 16. Sembra no, beh, un narcotrafficante. Sì, è vero, quello è vero. Non so, ero convinto. Dai, che palle sto super glide, Nico, minchia. Sanni, impara a farlo anche tu, non rompere il cazzo. Non posso, figa, non posso. Perché non puoi? Hai i tasti normali. PS5 normale. Beh, anch'io. Dai, cosa scivoli? Ma lui fa R3X compresa normale, bella, cioè... Ah, ok, normale no, impossibile. Appunto, abbastanza. Cioè... Ma Marika ci sei ancora? Ma è vero, c'era Marika in parte. Basta, Imo! Qui c'è una batteria scudo. Oh, ma te sei YouTube, Nico, my god, quello vero, no? No, quello vero si chiama in modo diverso, in verità io sono un fan. Assurdo. Ondiamo un po' i nemici? Invio un... Io sono un fanboy. Come Faze, Nico, my god. Ciao, Antonio. Bene, allora seguo ste che... Sanni, vuoi venire al cinema a guardare Kung Fu Panda 4 con me e Ribo? Non ho guardato il test. Ma figurati, che cazzo ti frega? Ma gli regalo io il biglietto. Ma se mi dite del cinema, di tutto gli regali? Il biglietto del cinema? Oh, c'è gente. Come ci viene? A piedi? Figa, fallo fermare l'uso. Wow, certo che è proprio bello. No. Dietro, dietro, dietro. Tocca entrare in casa a sinistra. Minchia, raga. Occhio, due red. Quelli davanti, due red. Raga, da dietro. Sì. Ma mi sa che sono tre team, tipo. Sì, sì. Quelli davanti sono red, tutti. È bello, molto bello. Ah, è vero che tu... No, non eri tu che lo guardavi prima. Chi era che lo guardava prima? Non mi ricordo. Vabbè. Boh, secondo me sono fightabile, sono blu. Io lo voglio guardare. Era lei. Ah, ok. Ciao, Panditz. Vuoi venire a guardare Kung Fu Panda 4? A me serve ancora questo. Sto cercando un caricatore energetico esteso. È qua, così su. Allargatevi. 160 blu alla Brit, 160 blu. Giù, 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 okay. Giù, no. 60 alla lifeline, penso, sì, lo sto già restando. Vabbè, ma c'è l'altro lì davanti, niente. Nade perfetta, craccato pure l'altro. Oh, ho stordito l'altro. È lei che sopra. L'ultimo è caduto a peso. Potrebbero arrivarci gli altri. E anche l'ultimo è andato. Sono tutti morti ora. Ricarico. Beh. Ok. Ma nessuno di loro con l'energy. Vabbè. Ah, il caricatore, no, vero? Devo rimettermi in sesto. Caricatore? È energy, io sono senza. Non è quello che mi serve. Non mi ricordo quanti punti mi mancavano al diamante. Due. Tipo il diamante, Nico. Cosa? Complimenti per il diamante. Ma non sono sicuro, perché poi l'ultima partita abbiamo perso dei punti. Nico, l'hai fatto da tipo mezz'ora. Ah, quanto okay. Sei? Sono a più 109. Sì. Dai. Va bene. Un minuto alla chiusura, l'anello è vicino. Beh, tanti auguri, Nico, allora. Grazie. Vabbè, lui non mi diverte. Prego con l'esca. Ricarico gli scudi. Beh, potremmo provare ad andare alla seconda casa. Con l'inganno si ottiene tutto. O qualcosa del genere. Questi sono quelli che erano red. A me mancano 48 punti alla red, la vorrei fare. Ora ne mancano 12.
Triple take, Dio buono. Sto ricaricando di che rompi coglioni. Un secondo, mi sto curando. C'è qualcuno da piccare? Devo fare 12 danni. Che non siano quelli in head glitch di triple take, nel senso. Oh, bene. GG Mark. Non sono più quello di una volta col 3 per sull'Avoc. Ribo ha deciso di diminuirmi i cheat. Cazzo, ma... Aia. Oh, oh, Mayday, mayday. Giorno maggio, giorno maggio. Ci pigliano, eh? Ma chi ha ultato? Boh. Ma sinceramente, chi se ne frega? Beh, bella safe. Siamo già dentro il prossimo anello. Bella safe. È un problema double, perché al massimo con 5, perché dovrebbe essere lei più altri 5 per essere 6. Rischi di prendere il cazzo. Carico gli scudi. Mi do una sistemata. Sparano dalla finestra. Ma sì. Minchia, un HP. Guarda. Dai, sparata all'esca. Ma 5 squadre, raga. Sono due ratti. Due ratti. Non è qualcuno tipo sotto di noi, dietro di noi. Perché non vengono bambusolati? Che stupidi. Non ci sono abbastanza in questo posto. Grazie White Devil per il raid. Benvenuti. Ma sti due ratti li vogliamo trovare? Cioè non noi, loro. Sì, abbiamo un posto veramente bello. Oh, si sono cati full team, eh? Mi sembra. Un ratto l'ho fatto. Ah, il ratto aveva noccato uno. Ah, ok. Vabbè. Questi vengono da noi, mi sa. Magari. Va, che bello spot ho preso. Sì. Dalla davanti? Sì, sì. Ho distrutto uno. Distrutti con la nade. Dove cazzo stanno le scale, tipo? Qua. Quasi craccato uno red. Da dove? Era sul tetto lì. Quante batterie avete? 3. 1. Ma hanno l'altro team? Quante batterie avete? 3. 1. Phoenix ce l'avete? No. Raga, sono top qui. Questi mi sa che stanno finendo le cure. Il team davanti l'ho colpito poco. È diventato red anche il team davanti. Sopra di noi, eh. Dovremmo uscire da qua, da me. Io sono uscito. Ma come? Minchia, qua dobbiamo rimanere. Cala e Sicario. Cala e
Vieni da noi, vieni da noi. Ormai non posso più, aspetto qua. Oh, wow. Ma che cazzo fa questo? Che stupido. Ma perché si è spostata così tanto la cassa? Ma raga, sopra entrambi. Ma manca l'ultimo Seva di sto team. Che lo uccidono, spero. Beh, se non muori da stenite, greve, eh. Vabbè, ok. Va bene, almeno la top 2. Hai settato male. Una bellissima top 2 con un sacco di punti. Va benissimo così. Va molto bene. Beh, beh, che carina sta skin di Loba. Vabbè, dai, quanti punti hai fatto, Sunny? Direi tanti. Direi non male. E sì, più 466. 296. Di 4. Vabbè, quindi mi tocca cambiare account veramente. Sì, non ha senso giocare con questo. Lo cambio anch'io. C'è ma sei a Platuno, scusa. Ah, vabbè. Ma... Ok. Minchia, qual era? Ribo, mi serve anche la mail di Sandalo. Ah, no, è vero. Le mail ce l'ho. Mi puoi rispiegare l'atto sessuale tra Ciuchino e il drago? No. L'ho già spiegato in passato. Non lo spiegherò nuovamente. È abbastanza intuitivo il modo in cui il drago di Shrek e Ciuchino si possano riprodurre. Sicuramente l'attrezzo di Ciuchino non può entrare all'interno della fessura del drago. La mia teoria è che l'abbia perforato l'ano. No. Semplicemente per ovvi motivi non può essere che l'attrezzo di Ciuchino possa entrare, riempire e sfregare dentro alla fessura del drago. Quindi la spiegazione più ovvia è che il drago, o che Ciuchino abbia un cazzo enorme ma non si vede o gli cresce tanto, oppure la spiegazione più ovvia è che Ciuchino si infili direttamente dentro al drago, arrivi fino in fondo alla cavità, si autostimoli e insomma sì, e che spruzzi il suo seme all'interno del drago in questo modo.